I think they would like to see how Cleveland would react if they got down by double digits. NBA Playoff 2007, Rashid Wallace e i Detroit Pistons contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Gara 5, punteggio sul 2-2. È il momento della verità per due squadre in un momento diverso della loro storia recente. Previo tranquillo di Sky Sport per le immagini che arrivano dal passato. Il salto a due tra Ilgauskas e Rashid Wallace, il primo possesso per i Cleveland Cavaliers con il palleggio per mettere la palla nelle mani di LeBron James, dentro per Ilgauskas, tipicamente coinvolto dal primo possesso dei Cleveland Cavs, cerca di girarsi verso il centro, niente da fare, fuori per Pavlovic, dentro ancora per il centro lituano, arriva la deviazione della difesa dei Pistons, 2-2 in questa serie di finale della Eastern Conference. La squadra di Mike Brown ha avuto due grosse occasioni in gara 1 e gara 2, non è riuscita a sfruttarle. Qualcuno aveva cominciato a lamentare l'inesperienza di LeBron James, il fatto che in gara 1 soprattutto non avesse preso il tiro decisivo e che in gara 2 l'avesse preso e sbagliato. Poi in gara 3 e gara 4 la riscossa per Ilgauskas e compagni, e adesso questa gara 5, episodio a dir poco decisivo nella serie, apre i giochi con due punti. Zydrunas, Ilgauskas, Chauncey Billups a lavorare in palleggio sul blocco di Chris Webber, riapre per Tayshaun Prince, salta a rimbalzo e controlla Chris Webber che prende il centro dell'area, il suo tiro in gancio è sbagliato e rimbalzo per Drew Gooden. Gooden e Webber, due giocatori simili in questo momento della carriera di Chris Webber, che è naturalmente in declino dopo gli anni ruggenti in quel di Sacramento con la maglia dei Kings. Tayshaun Prince direttamente dalla transizione, sbagliando, seguendo a rimbalzo, mettendo nelle mani di Rashid Wallace che arma la mano di Chauncey Billups che infila la tripla. I Detroit Pistons vanno sul tabellone per l'entusiasmo dello strabocchevole pubblico del Palace of Auburn Hills. Sempre un campo in cui in occasioni del genere non si può fare a meno di sentire l'impatto. Bennett Salvatore, o Salvatore come nell'addizione americana, a fischiare qualcosa, un fallo da parte di Richard Hamilton, molto defilato in questo inizio LeBron James, che sembra voler far giocare i compagni, voler dare loro la possibilità di lavorare con i possessi. Eccolo adesso andare in post basso, buttandosi indietro contro Tayshaun Prince. Interessante conclusione da parte di LeBron James, inizio in cui le squadre si studiano, anche se si conoscono molto molto bene dopo quattro episodi della serie, e sono squadre con una fisionomia molto ben definita, soprattutto i Detroit Pistons, abbonati ormai alla finale della Eastern Conference, campioni nel 2004, finalisti e battuti solo in gara 7 dagli Spurs e in gara 5 e anche nel 2005 e anche nel 2006 in grado di disputare la finale della Eastern Conference con una stagione assolutamente eccellente, anche se poi mancò in quell'occasione l'ultimo guizzo. Chauncey Billups sembra fermarsi, poi riparte, pesca fuori bilanciamento Drew Gooden e arriva il fallo per l'ex giocatore dell'Università di Kansas. Ecco il primo piano per Drew Gooden, un realizzatore, non un tiratore, un giocatore più adatto, più equipaggiato a giocare in velocità che da fermo, un giocatore soprattutto che non aveva mai trovato prima di questa parentesi in quel di Cleveland una sua vera dimensione, il suo vero posto in una squadra vincente. Questa è una squadra vincente, comunque vada a finire questa gara 5. Il movimento sontuoso sul perno da parte di Rashid Wallace, nel bene e nel male il termometro di quello che sono i Detroit Pistons da un punto di vista tecnico ed emotivo. Entrata con la ricezione in post alto per Ilgauskas e il consegnato per LeBron James. James lavora con vicino Larry Hughes in maglia numero 32. Ecco la ricezione per l'ex giocatore di Philadelphia, il suo tiro da fuori, sempre così importante, perché dalla vena al tiro da fuori di Larry Hughes dipende buona parte della sorte dei Cleveland Cavs. Naturalmente le difese si concentrano nella loro attenzione su quello che fa LeBron James, trovare un appoggio vicino in Larry Hughes con tiro dalla grande distanza significa punire le difese per questo atteggiamento.
post passo per Chauncey Billups che rimbalza via, ma c'è il fischio per un fallo proprio di Larry Hughes. Hughes non particolarmente d'accordo con la decisione arbitrale. Andiamo a rivedere lo scarico in salto da parte di LeBron James. Hughes batte il recupero della difesa, eccellente esecuzione di un tiratore da fuori, però particolarmente ondivago nel corso della sua carriera. Rashid Wallace pronto a piazzare il blocco, Chauncey Billups che lavora in palleggio, ributta fuori per Hamilton che va in palleggio a resto tiro sbagliando, il rimbalzo controllato da parte di LeBron James che va dietro la schiena, arriva il pick and roll in transizione con Gooden, ancora James dentro per Gooden, fuori per Hughes, altro tiro dalla grande distanza e altro canestro di Hughes, e a questo punto sono tutti in piedi ad applaudire, in primis Eric Snow, il leader emotivo assieme naturalmente a sua maestà King James di questa squadra. Palleggio per Chauncey Billups, blocco di Weber per il ricciolo, il curl da parte di Tayshaun Prince, ancora Chauncey Billups che prende la linea di fondo, aggira Gooden che questa volta rimane attaccato al suo uomo, non fa neppure mezzo passo d'aiuto per Billups, è piuttosto facile andare al ferro e riportare a meno uno i Detroit Pistons. Partenza UCLA per Cleveland, subito tiro per Gooden, primo ferro, rimbalzo per Billups con copertura totale da parte di Cleveland Cavs che non vogliono lasciare contropiede agli avversari, split eseguito in maniera splendida da parte di Chauncey Billups, dando una penetrazione del genere non si può pensare di fermare poi il bloccante che taglia forte verso il canestro, schiacciata per Chris Webber come ai giorni belli, questa frutto della grandissima lettura da parte di Chauncey Billups. Pick and roll andando verso la linea di fondo per James, se ne va Gooden, arriva il Gauskas, il bloccante preferito per sua maestà che arriva al ferro, sfiora il potenziale gioco da tre punti. Un LeBron James molto molto carico in questo inizio, avete visto la sua accelerazione a livello di uno contro uno, e proprio a livello di uno contro uno qui vediamo Tayshaun Prince, tentativo da parte di Chris Webber, rimbalzo controllato da il Gauskas e poi Tayshaun Prince con la controrubata fa correre Hamilton che va a schiacciare, sorpasso per Detroit a praticamente metà del primo quarto. Hamilton contropiedista con pochi eguali anche in una lega dove i contropiedisti abbondano nella maniera più assoluta, altro piccarò laterale dietro la schiena con grande nonchalance James per Gooden, finta, palleggio, arresto tiro, piuttosto passiva la difesa di Weber che comunque concede questo tiro a Drew Gooden, due per Gooden, altro sorpasso e subito la partita si accende fin dal primo quarto, situazione di two chest per Hamilton, blocco secondo me non regolare che viene perdonato da parte degli arbitri, poi Weber che riceve da Rashid Wallace, geniale giocata di Rashid Wallace. Meanwhile, Chris Webber continues to have problems at the foul line. 15-14 il vantaggio per Detroit nel momento in cui all'interno della nostra sintesi arriva una palla persa. Mike Brown impenetrabile, sa benissimo però, questa è la terza palla persa per Cleveland, non ne hanno perse ancora i Detroit Pistons, sa benissimo, dicevo, Mike Brown che questa è la partita che deciderà presumibilmente la serie. Ancora una situazione di two chest per Hamilton con la scelta tra il blocco singolo e il doppio blocco, andando a girare tipicamente su questi blocchi. Rashid Wallace alla fine è l'uomo che riceve il pallone, ancora Hamilton che si fa vedere una zona pressing praticamente, anche se schierata solo su metà campo per i Detroit Pistons, per cercare di levare i punti di riferimento a LeBron James e per avere la possibilità di raddoppiare nel momento in cui si volesse, e in linea di massima si vuole levare la palla dalle mani del miglior giocatore degli avversari, il giocatore che controlla sostanzialmente la sorte dei Cleveland Cavs, anche se qui siamo nel maggio 2007 ed è un giocatore nato il 30 dicembre del 1984. Ancora i primi piani per Mike Brown, la partita più importante in assoluto della sua carriera, una carriera iniziata addirittura come video coordinator, ovvero sia assistente che si occupa solamente dei montaggi tecnici per Bernie Bickerstaff a Washington. Da lì un'escalation fino soprattutto alle panchine da assistente di lusso con San Antonio e gli Indiana Pacers, per poi diventare il capo allenatore dei Cleveland Cavs nel momento in cui Danny Ferry diventò il general manager. Danny Ferry che aveva lavorato con Mike Brown in quel di San Antonio, Texas. Bel taglio per Rashid Wallace, bel canestro, e Detroit con 5 lunghezze di vantaggio, 10-0, punti in area.
gira molto sul perimetro Cleveland anche per questa zona. Ecco Gooden che prova ad andare a prendersi qualcosa all'interno della zona pitturata di un colore diverso senza peraltro riuscire a farlo. Andiamo a rivedere in precedenza il taglio di Rasheed Wallace, la sua ricezione diciamo così in due tempi, controllo del corpo come al solito, gesti tecnici purissimi quelli dell'ex giocatore dell'Università di North Carolina. 4:32 per chiudere il primo quarto. Ricezione per LeBron James che mette la palla nelle mani di Pavlovic. Pavlovic fa uno contro uno contro Weber, trova il contatto. Weber ritiene di non aver commesso fallo, invece gli arbitri il fallo lo vedono. Altro salto in avanti nella nostra sintesi. Classica situazione di bloccare il bloccante per poi far uscire il primo bloccante appunto da un doppio blocco. Non si sviluppa però la situazione tecnica per i Detroit Pistons per un fallo commesso da parte di Sasha Pavlovic. In campo Anderson Varejao con la sua inconfondibile capigliatura, giocatore importante perché molto mobile, ed essere mobili sia in attacco che in difesa nella squadra di LeBron James è un valore aggiunto. In attacco perché ti puoi far trovare sulle incursioni di LeBron, in difesa perché in linea di massima questa è una squadra che ha bisogno di portare molti aiuti, ha bisogno di fare rotazioni veloci, e quindi le caratteristiche di Anderson Varejao danno una buona alternativa rispetto a quelle di Ilgauskas, che porta altre caratteristiche in positivo alla causa. Secondo tiro libero per un grande specialista dei liberi come Hamilton, vedete che la routine, ovvero sia l'elenco delle cose che fa prima di rilasciare il pallone, è sempre identico alla volta precedente e alla volta seguente. Questo è il segnale di un grande tiratore di liberi, un tiratore sicuro, un tiratore che sa quello che sta facendo. Ancora zona da attaccare, si schianta Hughes contro Weber e Antonio McDice per Bennett Salvatore, è un fallo da parte di un difensore. Credo Antonio McDice in campo con la maglia numero 24. Ecco qui la palla che esce dal raddoppio, usa una penetrazione diretta. Se il fallo di Weber, onestamente Weber ha un argomento per dire che in linea di massima c'era molto cuoio sotto le sue mani. Tiri liberi per Larry Hughes, protagonista di una storia drammatica per la scomparsa dell'amato fratello, ma comunque al suo posto, anche con problemi fisici oltre a quelli relativi alla famiglia e a questo autentico dramma. Fuori altri titolari dei Detroit Pistons, Weber con due falli, dentro Maziel con la maglia numero 54, 4 di vantaggio per Detroit a 4 minuti dal termine del primo quarto. Il palleggio per Chauncey Billups, il gioco che prima non abbiamo visto svilupparsi. Ancora una volta il doppio blocco si rompe perché McDice pensa di portare un blocco a Billups che però ha già dato via il pallone. Brutto attacco dei Pistons con palla persa dietro la schiena LeBron James per il palleggio, arresto, tiro, tutto molto molto facile, ma solo perché tale lo fa sembrare LeBron James con il suo talento cristallino, con la sua facilità nel fare sgorgare letteralmente pallacanestro da quelle mani nate per giocare questo sport. Il blocco da parte di McDice, ancora Chauncey Billups, ancora McDice che vorrebbe bloccare, Billups va dall'altra parte, attacca molto forte, si schianta contro un difensore che commette un fallo nella maniera più chiara e indubitabile in assoluto. Ecco qui Gooden che prova a farsi vedere, troppo tardi, Billups gli si butta addosso e per Gooden è il fallo più antipatico perché va a punire sostanzialmente quella che il difensore ritiene e anche legittimamente una buona azione cestisticamente parlando, un'azione di aggressività, è un'azione che inizia senza che ci sia teoricamente la possibilità del contatto, ma il palleggiatore arriva talmente veloce che trova il difensore in movimento e gli arbitri sono sostanzialmente costretti o perlomeno fortemente indotti a fischiare un fallo al difensore. È una fattispecie di quelle che dimostra come sia complicato riuscire ad arbitrare questo gioco tenendo presente la lettera del regolamento, lo spirito del gioco e poi l'interpretazione tecnica dei singoli avvenimenti. 15.5 di media in finale della Eastern Conference nelle prime quattro gare per Chauncey Billups, che coi tiri liberi ridà il più 3 a Detroit. Ultimi 3.5 del primo quarto, ancora questa zona con Hamilton in punta per i Detroit Pistons. Il taglio da parte di Varejao, Daniel Marshall in campo per tirare da tre punti sostanzialmente, lui l'uomo che ha sbagliato il match point di gara 1, sbaglia anche questo. Hamilton davanti a tutti, solito contropiede dei Pistons, solita fuga per la vittoria o perlomeno per il layup da parte di Hamilton.
4 punti in contropiede in questa partita finora, di ritmo bassino, tutti e 4 di Detroit e tutti e 4 di Rip Hamilton. Piazza il blocco LeBron James, consegnato di Varejao per Hughes, ci mette una mano Billups con grande presenza e va a deviare oltre la linea di fondo. Dopo il timeout al Palace of Auburn Hills si torna a giocare e Hamilton sbaglia il tiro, rimbalzo di McZeal e Tayshaun Prince per Lindsay Hunter, altri cambi per Flip Saunders, l'allenatore dei Pistons. Il cambio di Hunter gli porta questa palla davvero di altissimo livello, sorride in panchina Carlos Delfino. Detroit 7, massimo vantaggio della partita, riesce finora a imbrigliare decisamente l'attacco avversario con questa zona che stavolta salta, ma Pavlovic inopinatamente sbaglia e non di poco. McDice apre per Hamilton a tutta velocità, tutta l'energia ancora di Lindsay Hunter che si butta a tutta velocità sul ferro, stavolta però non trova l'angolo per appoggiare la palla al tabellone e alla fine il possesso viene assegnato ai Cleveland Cavs, rientrati bene in difesa. Sul terreno di gioco anche Bobby Gibson, all'anagrafe Daniel, sostanzialmente come Doniel Marshall e come Damon Jones, che è sul terreno di gioco lì soprattutto per tirare quando la difesa prova con i raddoppi a levare la palla dalle mani di LeBron James. Adesso ci sono 3 tiratori, Varejao e LeBron James, in un quintetto classico per Mike Brown che cerca di aprire il campo e, ripeto, di punire i raddoppi, punire le attenzioni della difesa avversaria nei confronti di LeBron. Si butta indietro sbagliando McDice, rimbalzo per James, molto tranquillo finora in questa partita. Eccolo arrivare in transizione nell'angolo, c'è un giocatore libero, è Damon Jones, il poi napoletano trova il pallone, trova la tripla, segna un canestro tatticamente molto importante. Avete visto che la difesa non lo aveva letteralmente degnato di uno sguardo per chiudere su LeBron James. Qui la linea di fondo viene chiusa dallo stesso James, che poi deve evitare i 3 secondi difensivi. Si avvicina a Tayshaun Prince, riprende la posizione e poi McZeal a schiacciare principi di zona nella difesa dei Cleveland Cavs, con LeBron James che sostanzialmente non marcava nessuno, è stato lasciato libero, spazio a centro area e schiacciata per Detroit. 28 punti sono tanti per i Pistons, almeno per i gusti dei Cleveland Cavs, non certo per quelli di Billups e compagni. Uno contro uno insistito, taglio classico di Varejao, fallo di McDice, arriva LeBron James e vorrebbe eccepire su quello che è successo. Preoccupatissimo Mike Brown, si scatena in campo per evitare che la cosa possa degenerare. LeBron James viene arginato da parte degli arbitri, fallo indubbiamente molto duro, fallo tipico delle situazioni di playoff in cui il numero di partite tra le stesse squadre, soprattutto così ravvicinate, nulla fa per contribuire alla pace in campo. Ecco James che insiste contro Hunter, dietro c'è McDice, McDice ferma Varejao. Una cosa è un fallo per mandare in onetta l'avversario, un'altra è questo fallo sopra l'altezza delle spalle. James vorrebbe dire qualcosa a McDice, che in linea di massima non indietreggia, tutte e due sanno che non possono assolutamente uscire dal seminato pena il non proseguimento di questa partita, e questa è una partita piuttosto importante. Mike Brown nel timeout presumo si concentri soprattutto sul criterio, sul principio di pensare alla pallacanestro e di lasciar perdere il resto, perché questa comunque sarà una partita fisica, perché questa comunque è una serie fisica. McDice è un giocatore normalmente di grande classe anche fuori dal campo, amatissimo da compagni e avversari, una storia personale difficile perché una serie di infortuni sembrava addirittura avergli levato la possibilità di giocare nella NBA. Salvatore accompagna McDice verso la panchina, vediamo qual è la decisione arbitrale. Flagrant foul sicuro? Oltre al flagrant foul, espulsione per Antonio McDice. Cerca un po' di comprensione senza trovarla da parte di Delaney, l'altro arbitro. Espulsione per Antonio McDice, e questo è il primo vero evento della partita. Si accorcia sensibilmente la rotazione a livello di lunghi di Flip Saunders, e McDice era un giocatore a dir poco importante all'interno di questa rotazione. Evidentemente è stato combinato un fallo tecnico anche ai Cleveland Cavs.
lo trasforma Hamilton. Andiamo a rivedere ancora, tra l'altro bellissimo passaggio, il fallo è molto duro, è sopra l'altezza delle spalle, evidentemente un flagrant 2 per gli arbitri, e col flagrant 2 c'è l'immediata espulsione. Il tecnico è per il tentativo di replica fuori dal seminato appunto contro LeBron James. Adesso ci sono i tiri liberi per Varejao. Vi ricordo che nella NBA, io credo che sia una eccellente regola, non si possono segnare più di 3 punti per ogni singola azione, 4 se segni un canestro da 3 punti col fallo e il conseguente tiro libero è l'unica eccezione. Qui i 2 tiri liberi per Anderson Varejao e poi il possesso per i Cleveland Cavs. Non c'è la possibilità di fare azioni da 7 punti come in principio può succedere a livello FIBA se si sommano penalità per un fallo che dà tiri liberi, per esempio tiri liberi per un fallo tecnico o un'espulsione, poi il possesso che consegue all'espulsione. Qui naturalmente sono situazioni diverse, quelle in cui c'è il tiro libero contro LeBron James, i 2 tiri liberi per il fallo di Varejao e poi, visto che è un flagrant foul, il possesso di palla che non viene esattamente sfruttato per segnare 3 punti da parte di LeBron James. Fischi naturalmente al Palace of Auburn Hills, ma intanto i Pistons hanno perso nella loro rotazione un giocatore importantissimo come Antonio Medais. Ultimi 11 secondi di questo primo quarto, rimessa per Detroit, Damon Jones a pressare Lindsay Hunter, ma quando gli arbitri hanno saldamente la palla tra le mani e stanno interloquendo col tavolo perché evidentemente c'è stata una sostituzione, Saunders prova a scompaginare un po' i piani di accoppiamento difensivo per Cleveland, che però ha sempre il jolly di poter mettere volendo LeBron James contro il playmaker o contro il centro in maniera semi-equipollente. Finalmente può rimettere Chauncey Billups direttamente nelle mani di un palleggiatore, va a schierarsi nell'angolo, si gioca per Hamilton quest'ultimo possesso, 4-3 isolamento per Hamilton, tiro forzato e segnato, ma infrazione di passi per Hamilton, canestro non convalidato. Non va a punti naturalmente Cleveland nel possesso successivo e si torna a giocare nel secondo quarto con il possesso per i Detroit Pistons, avanti di 6 lunghezze. Lindsay Hunter per Chauncey Billups, schiaccia per terra il pallone, 1 contro 1 per McZeal, con molta determinazione provando a sfruttare le diverse caratteristiche nei confronti di un giocatore come Donyell Marshall. Sulla panchina dei Detroit Pistons ci sarebbe anche Dale Davis, naturalmente potrebbe essere chiamato a dare un contributo per l'espulsione di McDice. Non è esattamente McDice per quello che riguarda A, l'abitudine a giocare, B, soprattutto le mani offensivamente parlando e il raggio d'azione, però Alaguer come Alaguer naturalmente per coach Saunders. Tiri liberi per McZeal, sbaglia la prima delle 2 conclusioni, davvero molto molto presto l'espulsione di Antonio McDice per i piani dei Detroit Pistons, che avevano già rinunciato a un giocatore come Ben Wallace all'interno di quella rotazione dopo la disfatta nei playoff 2006. Rimessa per Cleveland, è ancora un minimo di pressione con Chauncey Billups a lavorare contro Damon Jones, che schiaccia per terra in situazione abbastanza pericolosa per Donyell Marshall. Ancora il pallone nelle mani giuste, ovvero sia quelle di LeBron James, che va in palleggio, arresto tiro, trova solo il primo ferro, rimbalzo per Lindsay Hunter, la sua progressione in contropiede, attacca andando verso il lato destro, porta Gibson vicino a canestro, bravo Gibson a non cedere troppo terreno a un avversario molto più potente ed esperto di lui, deviazione da parte dell'ex giocatore dell'Università di Texas e pallone ancora in possesso dei Detroit Pistons, torna sul campo Rasheed Wallace che dovrà fare presumibilmente gli straordinari stante l'espulsione di McDice, il tiro sbagliato da Chauncey Billups e il rimbalzo proprio per LeBron James, situazione classica in cui non deve effettuare l'apertura, deve semplicemente puntare verso il canestro, riapre per Gibson, prima il fallo da parte della difesa dei Pistons, altra grande dimostrazione di palleggio da parte di LeBron James con questa facilità nel puntare dritto verso il ferro arrivando in transizione come se fosse un giocatore di 1,85 di 1,90 campo per Carlos Delfino, l'ex giocatore di Reggio Calabria e Fortitudo,
che ha i Detroit Pistons, ha sempre cercato disperatamente il giusto spazio, il riconoscimento del proprio talento. È capitato, per la verità, in un'edizione dei Detroit Pistons in cui spazio ce n'era onestamente poco e in cui c'era un allenatore, Larry Brown, con cui non necessariamente le caratteristiche di Delfino erano destinate a rilucere in maniera assoluta. Anderson Varejao, gara 1 e gara 2, 27 punti, 22 rimbalzi, 12 dei quali in attacco. In casa, 2 punti, 6 rimbalzi, 4 tiri di cui 3 sbagliati, un calo incredibile, ma evidentemente le cifre offensive di Varejao non erano una variabile agganciata al risultato in maniera forte, tanto che Cleveland ha perso le due partite in cui il brasiliano ha avuto notevole impatto e ha vinto le due in cui invece è stato, dal punto di vista dei numeri, invisibile. Ma i numeri naturalmente non dicono tutto. Varejao a lavorare contro Rashid Wallace dopo i tiri liberi, ricezione per Delfino, un quarto di campo per attaccare, ecco il suo palleggio, riapre per Lindsay Hunter, adesso tocca a Hunter che batte Damon Jones, anello debole della catena difensiva, arriva al ferro. Jones tra l'altro è un ex di quasi tutte le squadre NBA, 18-0 addirittura i punti all'interno della vernice, all'interno della zona dei 3 secondi, 18-0 è davvero tanta roba, e buona parte di questi 18 viene da penetrazioni di questo tipo, questa addirittura di arroganza tecnica nel senso più positivo del termine da parte di Lindsay Hunter, che certo non gioca come un giocatore appena al di sopra del 1,85 m. LeBron James è un bel po' al di sopra del 1,85 m. Arrivano 2 punti finalmente in area per i Cleveland Cavs, e il canestro del meno 5 per la squadra di Mike Brown. C'è spazio per il tiro sbagliato da parte di Hunter, che poi strappa la palla in maniera fantastica a Daniel Marshall. È sfortunato però perché è suo proprio l'ultimo tocco. Hunter, giocatore importantissimo venendo dalla panchina per i Detroit Pistons, l'uomo che cambia ritmo soprattutto nelle partite casalinghe, l'uomo che esalta la folla, 14esima stagione NBA in questo anno di grazia 2007 da Jackson State College, a grande prevalenza afroamericana del sud. Rimessa per Cleveland sul meno 5 con meno di 10 minuti sul cronometro del primo tempo. L'uscita per Damon Jones, la palla schiacciata per terra per Varejao. Varejao con la serie di finte e poi il pallone controllato da parte di Chauncey Billups. Non c'è superiorità numerica, ma Billups riesce a separarsi comunque. Arriva il fischio arbitrale, non credo che sia convalidato il canestro, se capisco bene. Billups comunque un contropiede per il mero fatto di avere la palla in mano e di avere un po' di campo davanti. Avete visto la sua accelerazione, soprattutto il suo controllo, la sua sicurezza. MVP, Most Valuable Player, miglior giocatore della serie finale 2004, e spina nel fianco della difesa dei San Antonio Spurs nella finale 2005, in tutti i momenti in cui i Detroit Pistons diedero l'impressione di poter passare al comando di una serie che si chiuse solamente alla 7ª partita e solamente negli ultimi 2-3 minuti di gara 7 con le accelerazioni di Duncan e Ginobili. Weber incrocio in palleggio con Hamilton, che prende la linea di fondo all'ultimo momento, vorrebbe cercare e lo fa con successo trovandolo proprio Chris Weber. Insistita azione di coppia da parte di Weber e Hamilton. L'idea dei Detroit Pistons quando sul campo c'è Zydrunas Ilgauskas è naturalmente quella di portare fuori Ilgauskas, di coinvolgerlo in situazioni di pick and roll in cui debba muovere i piedi e allontanarsi dal canestro. Weber è giocatore attrezzato alla bisogna, anche se, ripeto, stiamo parlando di un Chris Weber con una mobilità di molto limitata dai vari infortuni e dal passare del tempo rispetto a quello che nella metà campo offensiva era un assoluto e totale dominatore con la maglia dei Sacramento Kings. 9 punti e 5 rimbalzi, sostanzialmente la sua media, col 43% dal campo fino a questo punto a livello di finale della Eastern Conference. Dentro il secondo tiro libero, 6 di vantaggio per Detroit. La rimessa da effettuare per Larry Hughes, e ancora un po' di pressione accennata da parte dei Detroit Pistons, che adesso sono tornati nella canonica difesa individuale abbandonando quella zona tanto cara a Saunders e un po' meno cara onestamente ai suoi leader, soprattutto a Billups e Rashid Wallace. Post medio per il Gauskas, lavora contro Weber, il semigancio cortissimo, il rimbalzo facile
per Rasheed Wallace, l'apertura proprio per Chauncey Billups, posizione profonda subito per Chris Webber, perno, finta, il Gauskas non si lascia entrare in inganno e dopo tutto quel gioco di finte è sempre dietro Webber, che non trova di meglio che perdere sostanzialmente il pallone e poi il tiro in transizione sbagliato da Damon Jones. Billups dall'altra parte, pick and roll con Webber che non blocca e taglia direttamente per far muovere il Gauskas, poi l'isolamento di Billups che scarica per Webber sull'aiuto del Gauskas, schiacciata per Chris Webber. Chauncey Billups, un enorme problema difensivo per i Cleveland Cavaliers, credo che voglia un time out proprio per affrontare questo argomento Mike Brown, ed è un argomento spinoso. Dopo il time out si torna a giocare con la rimessa per Cleveland, sale verso la palla il Gauskas, porta un blocco il palleggio per Bobby Gibson, Gibson in corsa, corto e non di poco, fallo da parte di Rasheed Wallace e tiri liberi per Bobby Gibson, piccolo grande uomo dell'Università di Texas. Un giocatore che in molti, vedendolo giocare al college, avevano ritenuto interessante, ma non dotato del fisico che serve per giocare soprattutto da guardia tiratrice in questa lega, ma anche da playmaker se è per quello. E invece Gibson è un giocatore forte mentalmente, 21 punti con 12 su 12 ai liberi in gara 4. Sta venendo fuori prepotentemente in questa serie di playoff, e essere duri fisicamente è importante, ma lo è di più essere duri mentalmente in questa lega, e da questo punto di vista Gibson ha poco da imparare, anche se al momento di questa partita è una matricola di blocco cieco di Delfino per liberare Webber che prende la linea di fondo, classica rovesciata di Chris Webber, comunque molto efficace in questo secondo quarto, soprattutto da quando è rientrato il Gauskas, la pressione con Rasheed Wallace che fa passare un brutto quarto d'ora proprio a Bobby Gibson, se la cava in qualche maniera appoggiandosi a Pavlovic, palleggio per Hughes, la partenza di UCLA, blocco di Gauskas che poi si trasferisce su Pavlovic che è in possesso di palla, Gibson bene dentro per Gooden, finta verso il centro, torna verso il fondo, bel movimento da parte di Drew Gooden, buon movimento della palla da parte dei Cleveland Cavaliers e meno 6 per Cleveland. Chauncey Billups a lavorare dal palleggio, poi un passaggio molto prevedibile rubata da parte di Larry Hughes, grande specialista della materia, bravo Pavlovic davanti a tutti, non fa tempo a rientrare Delfino, schiacciata dell'ex giocatore del Buducnost di Podgorica, applausi dalla panchina da parte di Damon Jones, sempre un personaggio, lo avete visto in piedi a incitare i compagni. Leggero salto in avanti nella nostra sintesi, il pallone nelle mani di Hamilton, lo scarico e l'errore da parte di Webber che subisce il fallo, anzi no, è diversa l'interpretazione da parte di Ben Salvatore, è un'infrazione da parte dei Detroit Pistons, o meglio una violazione, e quindi il pallone che viene affidato a Cleveland. Cleveland resta in partita nonostante le accelerazioni impresse alla partita nel primo tempo da parte dei Pistons, e questa è parte del game plan, della strategia di Mike Brown, che sa di potersi giocare le sue chance, perché in gara 1 e gara 2 su questo campo i suoi Cleveland Cavs sono stati in corsa fino all'ultimo, all'ultimissimo, proprio l'ultimo tiro, è mancato l'ultimo colpo per fare il colpo in trasferta, quello che vogliono fare in questa gara 5 i suoi Cavs. Notevole lettura da parte di Hamilton, la classica uscita a ricciolo in caso di aiuto dell'uomo del bloccante, prevede uno scarico in questi tempi, poi tra pensare di farlo e farlo c'è la differenza che passa tra un buon giocatore e un fuoriclasse come Hamilton, soprattutto in questa particolare fase del gioco. È passaggio che non viene trattenuto da Gooden, palla persa piuttosto banale per Cleveland, Delfino per Maxiel, appoggio al vetro, molto spazio per Carlos Delfino e la panchina dei Detroit Pistons produce più 6 per i padroni di casa, 26esimo punto all'interno della vernice per Detroit, ancora pressione, accusata ancora una volta da Larry Hughes e compagni, e palla persa per i Cleveland Cavs. Andiamo a rivedere la pressione di Billups, Hughes in palleggio, si distrae malamente, proprio veramente in maniera banale, due palle perse, una peggio dell'altra, e Hughes non è nuovo a cali di tensione di questo tipo, giocatore
giocatore imperscrutabile, un talento pazzesco in uscita dal college St. Louis, una situazione familiare difficile, vi abbiamo detto anche prima della tragica scomparsa del fratello che comunque è stato molto malato, tante situazioni in cui Larry Hughes ha dato l'impressione di poter essere il giocatore che sposta, tante impressioni in cui tante occasioni in cui invece ha dato l'impressione esattamente opposta, in tanti hanno scommesso su di lui e poi lo hanno abbandonato, una per tutti Philadelphia che lo aveva scelto, adesso è l'occasione della vita a questo livello con i Cleveland Cavs come secondo violino di LeBron James assieme a Zydrunas Ilgauskas che qui a centro area si muove splendidamente e va a segnare due punti di notevole fattura girando attorno a Maxill, resistendo al contatto, appoggiando il pallone al vetro e guadagnandosi fallo e tiro libero supplementare che va a battere per riportare a un possesso ancorché pieno di distanza i suoi Cleveland Cavs. Dentro la palla di Ilgauskas, 41-38 il punteggio, ultimi 5 minuti del primo tempo in arrivo. Chauncey Billups in palleggio per Detroit, pronto a bloccare per lui Chris Webber che vorrebbe ribloccare. Billups va dall'altra parte, cambia direzione a tutta velocità, pesca fuori bilanciamento con il corpo Larry Hughes. Inevitabile il fallo di Hughes, primo piano per Mike Brown, molto tranquillo, molto determinato, tutto sommato la sua squadra sta facendo, ripeto, quello che voleva fare, ovvero sia rimanere in linea di galleggiamento, assorbire il primo prevedibile colpo, la prima prevedibile accelerazione causa il ritorno a casa dei Detroit Pistons e poi giocarsela nel secondo tempo. Tutta la panchina dei Cleveland Cavs, in fondo anche Scott Pollard, compagno di Chris Webber nei Glory Days, nei giorni della gloria a Sacramento con la maglia dei Kings. Chauncey Billups in lunetta, ha già sbagliato due tiri liberi in questa partita, ovvero sia quelli che normalmente sbaglia in un paio di mesi, ed eccolo il cambio che manda sul terreno di gioco per Detroit Dale Davis, super veterano, super rimbalzista dall'Università di Clemson, giocatore che ha avuto anche grandi fasti in questa lega, molto in parabola discendente e soprattutto non con le caratteristiche che collimino con quelle dell'espulso Antonio McDyess, ma se manca un giocatore nella rotazione bisogna sostituirlo con chi segue nella rotazione stessa e quel giocatore è proprio Dale Davis, che qui si fa vedere in una situazione di show, di aiuto sul pick and roll, arriva il fischio arbitrale, campo per Maxill e Dale Davis assieme. Chauncey Billups, direi dalla reazione, è il colpevole di questo fallo secondo gli arbitri, non particolarmente felice dell'interpretazione che manda in lunetta per altri due tiri liberi Zydrunas Ilgauskas. Partita che si sta fermando molto e questo tutto sommato per Cleveland Cavs è un bene, perché permette decisamente di tenere il ritmo sotto controllo, di giocare come si sono proposti di fare i Cleveland Cavs, quindi a ritmo controllato, senza quelle accelerazioni che su questo campo hanno reso i Detroit Pistons nei playoff di tutte le passate stagioni, un avversario quasi imprendibile. Ricordatevi la finale 2004 in cui fecero davvero vedere i sorci verdi ai Los Angeles Lakers, battuti con un 4-1 ancora più netto di quello che fu poi il punteggio finale, perché l'unica vittoria dei Lakers arrivò quasi esclusivamente grazie a un miracolo di Kobe Bryant e un non fallo di Ben Wallace sul finire dei regolamentari, a tutta velocità andando verso la linea di fondo Bobby Gibson, ancora un fallo da parte della difesa dei Pistons. I falli sono il grande problema di Detroit, levano ritmo, danno problemi di gestione del personale, in più c'è stata l'espulsione di McDyess, quindi è una rotazione ancora più limitata rispetto al normale. Questo fallo dovrebbe essere di Hamilton, 11 di Webber e 9 di Billups, con 8 di Wallace, 7 di Hamilton e 5 di Maxill. Finora è tutto a posto nella metà campo offensiva, nella metà campo difensiva invece questi falli stanno dando grossi problemi a Chauncey Billups e compagni. 4:33 al termine e vedendo molte partite del passato per questa serie di DVD della Gazzetta ci si accorge che una delle grandi differenze tra per esempio gli anni 70-80 e questa pallacanestro è il numero di falli e il numero di volte in cui si va in lunetta.
si corre molto di meno, si gioca più a metà campo, si gioca più di fisico, c'è un contatto dietro l'altro e a questo livello si va tantissimo in lunetta, e andare in lunetta, andarci tanto e andarci bene, quindi segnare i tiri liberi diventa una variabile importantissima. Una volta onestamente era diverso. Poi quello che succede in conseguenza di questo è che tanti giocatori possono avere problemi di falli, soprattutto nel primo tempo, e quindi la rotazione normale può essere sovvertita. Avete visto il terzo da parte di Drew Gooden, presumo sia entrato al suo posto Doniel Marshall, eccolo in panchina l'ex giocatore di Kansas, con Zeal in lunetta per due tiri liberi, il primo dei quali è a bersaglio, no? È entrato invece Anderson Varejao per Cleveland, sceglie il quintetto meno perimetrale, più difensivo, più rimbalzista e soprattutto con il giocatore di fiducia in assoluto di LeBron James, Mike Brown, perché Varejao conosce bene LeBron James e ben si adatta con le sue caratteristiche a sfruttare gli spazi creati dal clamoroso talento del prodotto di St. Vincent St. Mary High School. La ricezione dalle mani di Gibson e il palleggio proprio per LeBron, si fa vedere Delfino, ancora la zona per Detroit, attacca in maniera favolosa LeBron, ma poi sull'aiuto deve alzare troppo la parabola, gli esce il tiro, c'è un Sibilos in mezza transizione, in mezzo alle gambe addirittura, poi Gibson tiene la posizione e allora Billups ritorna sui propri passi, il blocco da parte di McZeal. Billups con il palleggio, arresto tiro, primo ferro, sbaglia McZeal, vorrebbe una schiacciata al volo che non si materializza, ma miracolosamente la palla rimane ai Detroit Pistons, era rimasto solo per un attimo Hamilton, ma non riceve il pallone. Billups a lavorare dal palleggio, doppie uscite classiche da una parte Delfino, dall'altra Hamilton che scarica un pallone violentissimo nelle mani di Dale Davis, e Dale Davis non riceveva un pallone così forse da mesi, perché è stato utilizzato pochissimo in questa stagione, soprattutto in situazioni di cosiddetto garbage time, i minuti spazzatura in cui la partita è ormai decisa in un senso o nell'altro e allora si fanno giocare le riserve. 16ª stagione NBA, eccola qui la scheda di Dale Davis, che ha vissuto i momenti migliori con la maglia degli Indiana Pacers, dove era accoppiato a un altro Davis, Antonio, quello che abbiamo visto anche a Milano. Blocco di Ilgauskas, penetrazione piuttosto forte di LeBron James, e poi diciamo che con quella carrozzeria resistere al contatto è l'ultimo dei problemi. Favoloso potenziale gioco da tre punti per LeBron James, guardate la sua lettura, la zona si può attaccare con un pick and roll, bloccato il primo uomo della zona, poi dentro a prendere il contatto, buttare per aria il pallone, segnare, subire il fallo e andare in lunetta per il libero supplementare che potrebbe riportare a meno uno Cleveland, 10-4-4. Tutto sommato anche la produzione di LeBron James tranquillo in questo primo tempo è notevole, potrebbero diventare 11 punti, 4 assist e 4 rimbalzi per metà partita, anzi meno di metà partita, sensibilmente meno, non male. E ancora i falli che danno enormi problemi ai Detroit Pistons, terzo fallo anche per Hamilton che deve andare in panchina, torna Lindsay Hunter per Detroit, 4-6-4-5 vantaggio per i Pistons. Chauncey Billups a lavorare dal palleggio, sale Rasheed Wallace a portare il blocco, si fa vedere Varejao per scoraggiare Billups dalla penetrazione, comunque penetrazione dopo essere tornato indietro e aver ricreato gli spazi, un buon tiro di Hunter sbagliato, un altro rimbalzo per LeBron James che allunga le mani sulla partita, palla stratosferica per Anderson Varejao, pazzesca, pazzesca giocata di LeBron James, ed ecco le caratteristiche di Varejao che ben si combinano con il super talento di Akron. Lo avete visto correre verso il ferro, poi ci pensa James a trovarlo, Rasheed Wallace in palleggio, pesca il taglio di Tayshaun Prince, gran schiacciata di Tayshaun Prince, vediamo qual è la decisione arbitrale, potrebbe aver messo un piede fuori. Tayshaun Prince si lamenta di qualcosa Flip Saunders, non un momento particolarmente positivo per i Detroit Pistons che troviamo dopo il timeout in difesa contro LeBron James. James attacca con grande velocità, sbaglia di sinistro, segna di destro, Cleveland davanti, tre lunghezze di vantaggio, trascinata letteralmente da un clamoroso finale di tempo di LeBron James,
7-0 il parziale aperto ultimi due minuti del primo tempo, molto più fisica adesso la difesa di Cleveland. Varejao prova a tenere contro Rashid Wallace, che sbaglia il tiro ma muove la difesa, crea una chance di rimbalzo d'attacco che viene sfruttata da Lindsay Hunter, poi Chauncey Billows che incrocia davanti a Larry Hughes. Fischio arbitrale che va contro Hughes, non particolarmente d'accordo con questa interpretazione. Adesso la partita è molto molto fisica, veramente in maniera notevole, e mentre Ernie Johnson si prepara per lo studio di TNT, come vedete ha dei collaboratori piuttosto giovani e sta cercando di dirgli che è terminato il periodo in cui possono rimanere lì a divertirsi, però non se ne vuole andare nessuno perché naturalmente i ragazzi si stanno divertendo a giocare, a fare lo studio NBA. Dicevo, mentre Johnson si prepara e ha questi problemi con i ragazzi, in lunetta c'è Chauncey Billups per i due tiri liberi che potrebbero riportare a meno uno i Detroit Pistons. Davvero notevoli i problemi di falli dei Pistons, sarà difficile gestirli nel secondo tempo per il loro allenatore. Billups intanto non ci pensa e segna il primo tiro libero. 10 punti, 0 palle perse, 2 assist per Chauncey Billups, però 2 assist è un numero tutto sommato con cui i Cleveland Cavs possono convivere. Meglio 10 punti e 2 assist nella prospettiva dei Cleveland Cavs, diciamo che 6 punti e 7 assist, tanto per dare un'idea, perché se i Pistons hanno il contributo del Billups realizzatore ma non anche o soprattutto quello del Billups ispiratore, è decisamente più facile cercare di lavorare contro un giocatore che gioca per sé che non contro un giocatore che gioca per sé e per gli altri, come Billups è perfettamente in grado di fare se le scelte della difesa sono altre e sono tali da dargli più corsie di passaggio. Ricezione per Lindsay Hunter, Billups che gioca in post passo, qui per esempio non viene raddoppiato, si stacca tardi il Gauskas e Billups fa quello che deve fare un giocatore non raddoppiato, attaccare uno contro uno, soprattutto quando il suo marcatore è molto più piccolo e magro come è Bobby Gibson. Segna Billups, contro sorpasso per Detroit, partita ad alto punteggio grazie soprattutto ai tiri liberi. Il Gauskas piazza il blocco, scarico per LeBron James che va verso l'angolo e chiusa quella direzione, trova ancora la difesa, riapre per Gibson che attacca il recupero di Billups, arriva il fischio da parte di Delaney, ennesimo fallo di questo primo tempo a fermare il cronometro a 37 secondi scarsi dalla sirena. Chauncey Billups è inquadrato in primo piano, passa davanti alla panchina e dice sì, questa volta ho fatto fallo, e comunica anche agli arbitri la sua approvazione per la decisione presa. D'altronde quando giochi quello stile di difesa, quando cerchi di rubare, molto molto spesso è facile essere esposti a falli di questo tipo, e falli di questo tipo in questo momento della partita significa mandare in lunetta Bobby Gibson. Nelle prime 13 partite dei playoff aveva tirato 9 tiri liberi, ne ha tirati 12 nella sola gara 4 contro i Pistons. Come vedete davvero la partita della vita per Gibson, segna il secondo tiro libero, Cleveland torna davanti di una sola incollatura con una discrepanza di una dozzina di secondi scarsi tra i due cronometri. Palla nell'angolo per Lindsay Hunter, Hunter prende la linea di fondo, trova lo scarico all'ultimo momento, arriva un altro contatto, questo ai danni di McZeal, un altro fallo, altri due tiri liberi, partita lunghissima in questo primo tempo e falli soprattutto che avranno un riverbero sul secondo tempo. Gli inizi lenti dei Detroit Pistons, meno 6, meno 12, meno 3 e meno 7 all'interno del primo tempo, avete visto in questa serie il meno 6, il meno 12 di gara 1 e gara 2, poi rimediati invece gli svantaggi meno importanti di gara 3 e gara 4, non rimediati a livello di risultato finale. Tiri liberi per McZeal, giocatore molto fisico dell'Università di Cincinnati, campo per Scott Pollard che naturalmente
utilizza il suo sorriso a 64 denti, altro prodotto dell'Università di Kansas. Non è stato in campo tantissimo, ho idea, Scott Pollard, che è davvero in fondo alla panchina dei Cleveland Cavs. Mike Brown prova anche Eric Snow per quest'ultima manciata di secondi, vuole avere veterani sul campo, gente che sappia cosa fare, e vuole ovviamente anche risparmiare energie e soprattutto falli dei giocatori più importanti. James a lavorare ancora contro questa pressione appena accennata della zona 1-2-2, per cui va letteralmente famoso Saunders. Poi ci si riaccoppia in una difesa individuale in questa situazione, isolamento in post alto per LeBron James, la difesa forte da parte di Lindsey Hunter, il tiro sbagliato, si salta a rimbalzo, si salvano questa volta i Pistons e si va al riposo. L'equilibrio è sovrano al Palace of Auburn Hills. Detroit in vantaggio su Cleveland, 52-51. In what has to be considered a extremely high scoring game the way this series has gone, it's a 52-51 Detroit lead. LeBron James 13.6 rebounds and 5 assists, and as you see Chauncey Billups, the high man for Detroit. It is Detroit ball as this third quarter. Si torna a giocare al Palace of Auburn Hills, gara 6, finale della Eastern Conference 2007. Flavio Tranquillo di Sky Sport, immagini dal passato, un passato recente in questa occasione. Chauncey Billups esce piuttosto aggressivo dagli spogliatoi, infila la tripla e dà 4 lunghezze di vantaggio a Detroit. 16° punto per Chauncey Billups, chiuso il palleggio a cavallo della linea di metà campo senza assolutamente pericolo di infrazione per LeBron James. Pavlovic palleggia questo tiro corto, rimbalzo per Drew Gooden. Gooden attacca dal palleggio Rasheed Wallace, espulsione nel primo tempo per McGrice, tantissimi falli e tantissimi tiri liberi da una parte e dall'altra, sicuramente cose di cui tener conto nell'economia di questa partita. La finta di Gooden va a vuoto completamente Weber, poi si salta a rimbalzo, la palla è per Chauncey Billups e l'apertura è per Tayshaun Prince. Prince in palleggio sul lato di Weber, Rasheed Wallace blocca per l'allontanamento di Billups, giocano a due Tayshaun Prince e Chris Weber, altra bella palla di Weber in questa situazione, poi molto deciso Tayshaun Prince prende la linea di fondo, subisce il fallo, andrà in lunetta per i due tiri liberi. In media nel terzo quarto di questa finale della Eastern Conference, Cleveland solo 33% dal campo, un pessimo rapporto tra assist e palle perse e soli 14.5 punti realizzati rispetto ai quasi 22 di Detroit. Quindi Mike Brown sa che questo momento della partita in cui deve fare di tutto per cercare di tenere la posizione, di reggere letteralmente. Quarto fallo anche per Larry Hughes, arbitri che stanno fischiando moltissimo anche perché moltissimi contatti ci sono sul campo. Larry Hughes rimane in campo con 4 falli e 11 minuti praticamente sul cronometro del terzo quarto, 2 blocchi in fila in orizzontale per mandare in post basso LeBron James, che poi gioca il pick and roll con Hughes, cambio accettato da parte di Chauncey Billups. Arriva anche Gooden, naturalmente vedendo un piccolo LeBron James vuole tirare, rimbalzo d'attacco di Gooden, solo le attenzioni che genera LeBron James creano occasioni di ricezione o anche di rimbalzo d'attacco, come ha dimostrato Gooden per moltissimi compagni. Cleveland continua a rimanere a ruota in questa partita. Detroit non si scrolla di dosso gli avversari, il post medio per Tayshaun Prince che riapre per Hamilton che prende il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo d'attacco controllato da parte di Tayshaun Prince. 2 punti per Tayshaun Prince, ancora un più 5 per Detroit, tanti rimbalzi d'attacco assieme ai tanti tiri liberi in questa partita. Hughes a lavorare per l'uscita di LeBron James, taglio di Pavlovic, pick and roll con il Gauskas, James riapre per Hughes con la sua finta, fa saltare Billups, lo brucia col palleggio resto tiro ma sbaglia la conclusione, poi il rimbalzo è per Detroit, ancora mezza transizione, Hamilton per Tayshaun Prince senza paura da 3, il principe di Compton per il più 8 dei Detroit Pistons, e la legge del terzo quarto induce Mike Brown al timeout. Dopo il timeout si torna a giocare con i Pistons ancora nella loro difesa molto mobile, il Gauskas fa saltare Rasheed Wallace,
due punti di esperienza molto importanti perché ottenuti in uscita dal timeout da parte di Zydrunas Ilgauskas. Il blocco di Chris Webber, il palleggio per Chauncey Billups, dentro la palla di Hamilton per Webber, cross al centro, questa volta davvero mal accorto, e palla intercettata dalla difesa di Cleveland in transizione, subito la posizione profonda per Ilgauskas che vuole attaccare Webber, ancora lo fa saltare, trova il contatto, fallo ancora più mal accorto da parte di Chris Webber in questa situazione. Saltare su quella finta di Ilgauskas significa mettersi alla mercé dell'attaccante. Tre falli anche per Chris Webber, ripeto, particolarmente seri in virtù dell'espulsione di McDyess e della adesso davvero ristretta possibilità di ruotare gli uomini in quel ruolo da parte di Flip Saunders. Eccolo, uno contro uno di Ilgauskas, appoggio dato, appoggio levato, e poi saltare in questa situazione, oltretutto saltare al massimo 4 centimetri e mezzo, è proprio l'ultima cosa che vuoi fare, può solo produrre dei danni, una situazione in cui difensivamente lasci il terreno con i piedi, a meno che tu non sia sicuro o ragionevolmente sicuro che stia per arrivare un tiro, ma lì il salto era davvero prematuro rispetto al movimento di tiro del lituano che sbaglia il secondo tiro libero. Il rimbalzo è controllato da Rashid Wallace, palleggio per Chauncey Billups, blocco per Tayshaun Prince, ancora la ricezione per Prince che prende la linea di fondo, appoggia la palla al vetro e va a bersaglio. Grande uno contro uno da parte di Tayshaun Prince, e ancora qui 7 punti di vantaggio per Detroit, 3-5-7 dall'inizio della partita che si va avanti così, salvo la mini accelerazione impressa da LeBron James sul finire del primo tempo quando Cleveland si era trovata anche in vantaggio in qualche occasione. Dentro la palla per Ilgauskas che corre dietro al pallone più o meno allo scadere di 24, Pavlovic sfiora il miracolo, ed è già un miracolo prendere il ferro, ma la palla è per Detroit. Billups aspetta l'arrivo di Webber e di Wallace, nessuno blocca per lui, e allora scarico per Tayshaun Prince, ancora isolamento per Prince che stavolta parte senza avere grande spazio. Ottima difesa da parte di Pavlovic, ostacolo con il corpo, 11 secondi a disposizione di Detroit per chiudere questa azione d'attacco alla difesa sempre individuale degli avversari. Rashid Wallace per Chauncey Billups che attacca il centro dell'area, favoloso scarico, non trova l'angolo per la deviazione giusta Tayshaun Prince, poi non trova neanche a rimbalzo d'attacco l'angolo per evitare l'intervento di Ilgauskas. I Pistons tornano a mani vuote da questo possesso che sembrava molto promettente nel momento in cui Billups ha preso possesso del centro area in maniera imperiosa. Scarico di Pavlovic per Gooden, taglio di Ilgauskas per tenere impegnato il contropost, poi il tiro di Gooden sbagliato, il rimbalzo per Detroit e l'apertura, ancora buon rientro per Cleveland, molto preoccupata di non lasciare contropiede agli avversari. Dentro la palla per Webber, ancora consegnato per Hamilton, grande giocata di Detroit, ma Hamilton sbaglia il tiro e il possesso è per i Cleveland Cavs. Eccolo, la palla nelle mani di LeBron James, finta di andare sul blocco, poi va in mezzo all'area, sbaglia però il tiro e non di poco, un altro rimbalzo per Tayshaun Prince. Squadre piuttosto stanche in questo momento, almeno apparentemente. Siamo al quinto episodio della serie ed è stata una serie in cui già sono successe tante cose e soprattutto una serie molto molto fisica. Hamilton fuori per il tiro da parte di Webber che è sbagliato, non si segna più improvvisamente da una parte e dall'altra, e soprattutto si gioca continuativamente dopo che il gioco invece in precedenza era stato molto interrotto dai falli, tipo quello che va a guadagnarsi con una certa accelerazione a centro area LeBron James. Spettacoloso utilizzo del ball handling da parte di James, guardatelo fermarsi, ripartire, incrocia dritto per dritto e poi si butta lui contro il difensore. Non ci sono moltissime possibilità in quel caso, sostanzialmente lasciarlo segnare oppure commettere fallo, e per Webber è il quarto fallo, niente McDyess, Webber con quattro falli, quindi molto Dale Davis, un bel po' di Maxiel straordinari per Rashid Wallace. Questo è il menù dei Pistons vicino a canestro, Maxiel in campo con Dale Davis in questo momento, Maxiel che non mi sembra abbia problemi di falli, uno dei pochi giocatori dei Pistons in quel ruolo a non averli, naturalmente non ce li ha neanche Dale Davis, ma questa è semplicemente una conseguenza
degli spiccioli di partita che finora ha trascorso sul terreno. Dentro anche il secondo per LeBron James, 5 da recuperare per Cleveland, ultimi 6 e mezzo del terzo quarto, 15-8 rimbalzi finora per James. Attacca Hamilton in corsa, stoppata da parte di Gauskas, fallosa secondo gli arbitri, e adesso si ricomincia con la litania dei falli e la litania dei tiri liberi. Le due squadre stanno concedendo molta penetrazione e quando poi vai ad aiutare naturalmente le chance di commettere fallo sono elevate. Terzo fallo personale per Zydrunas Ilgauskas e tiri liberi per Rip Hamilton, la sua classica routine, l'esecuzione perfetta, sicura, tranquilla. Ognuno deve fare quello che si sente prima di un tiro libero, non è tanto importante quello che fai, è importante che sia sempre quello e soprattutto sia un qualcosa che ti dà sicurezza mentale e sicurezza tecnica. Onestamente io non palleggerei mai sul lato come invece fa Hamilton, ma Hamilton ha ormai trovato questo bilanciamento, ha ormai trovato questa abitudine e come vedete è un maestro nel fare e rifare sempre la stessa cosa, e che conduce poi a quella percentuale altissima ai liberi che ha lui, che ha per esempio Chauncey Billups in casa Detroit Pistons. 6-5-5-8 vantaggio Detroit, blocco di Gauskas, pick and roll alto giocato con LeBron James che non attacca, si appoggia al lituano che riapre per Pavlovic che mette la tripla a piedi per terra, così importante nell'economia dell'attacco dei Cleveland Cavs, modellato in maniera particolare su quello dei San Antonio Spurs, che proprio di triple piedi per terra, sfruttando la pericolosità dei giocatori sul perimetro e in post basso, vive e si ciba. Ottimo movimento di Hamilton, ma tiro corto, rimbalzo d'attacco per McZeal che non controlla, controlla Pavlovic, fa viaggiare Larry Hughes. Hughes alza la palla con un minimo di ottimismo rispetto alle doti di LeBron James, niente da fare. Già dall'altra parte di Detroit anche un piccolo problema alla mano per LeBron, che continua a tenersi la mano destra, però non dovrebbe essere nulla di grave. Billups all'ultimo momento a riaprire per Dale Davis, che consegna di gran carriera a Hamilton, poi si butta a rimbalzo e commette un fallo di cui non si sentiva particolarmente il bisogno in casa Pistons. Fallo ai danni di Ilgauskas, cercando un improbabile rimbalzo d'attacco. No, forse il problema è la mano sinistra, non destra, per LeBron James. Hughes, ripeto, un po' ottimista. No, no, ecco qui, è proprio la mano destra invece, ed è una situazione molto pericolosa, quella in cui la mano rimane intrappolata nella retina. Ci sono stati tagli profondissimi nella storia, ci sono state fratture nella storia per dita che rimangono impigliate nella retina, e naturalmente in quella situazione sono particolarmente vulnerabili. Per fortuna dei Cavs, della partita e della storia direi, LeBron James può rimanere in campo e come vedete non sembra particolarmente influenzato da quel contatto tra mano e retina. Sta per accelerare quando arriva il fischio arbitrale, è in ritardo per la terra e il blocco di Ilgauskas, quindi è irregolare. Sorriso ironico da parte di Mike Brown, anche lui deve alterare la rotazione rispetto ai desideri. Fallo di Ilgauskas, andiamo a rivedere, ma non un fischio particolarmente giustificato onestamente, soprattutto vedendo il replay, che però è abbastanza fuorviante, soprattutto quel replay di così alta qualità e in cui si va molto molto piano, in cui i dettagli sono molto più chiari di quelli che poi possono essere ad occhio nudo. Però visto in quella guisa onestamente sembrava un blocco regolare, addirittura sembrava che non ci fosse virtualmente alcun tipo di contatto tra il difensore e il bloccante. Qui invece c'è una difesa illegale per i Cleveland Cavs e un tiro libero che non viene trasformato da Chauncey Billups. Davvero una partita strana per certi versi, con Billups che se non sbaglio è già il terzo tiro libero sbagliato di questa partita. 8 punti tutti in questo quarto per Tayshaun Prince, il grande protagonista del terzo quarto, un giocatore che tipicamente va avanti a parziali, magari non segna per due quarti, poi mette 10 punti di fila, poi riscompare e riappare più avanti nella partita. Uno contro uno insistito da parte di Chauncey Billups, il tiro sbagliato e il rimbalzo lungo controllato da parte di Sasha Pavlovic. C'è Gooden che potrebbe ricevere, invece Pavlovic dentro, schiacciato per terra per LeBron James, fronteggia contro Tayshaun Prince, uno dei migliori difensori di questa lega,
con solidi concetti difensivi, tanto fisico e soprattutto tanti centimetri, braccia interminabili. Peccato per lui però che questo si chiami LeBron James. Grandioso movimento ancora per LBJ, 36% dal campo per Cleveland, ma sta tenendo Detroit al 33 in questo quarto in cui si segna davvero molto poco. Fuori la palla per Tayshaun Prince, Prince isolato contro LeBron James, dentro la palla per Dale Davis che non dà esattamente del tuo alla palla, costringe a un tiro al 24esimo secondo Tayshaun Prince, percentuale naturalmente molto molto bassa su quel tiro. Errore per Detroit, linea di fondo per LeBron James che all'ultimo momento vede il taglio di Varejao, pazzesco passaggio di James e parità a 65. Cavaliers opened up with a 9-2 run, but since then, si torna a giocare al Palace of Auburn Hills, pari 65, tutto da rifare per Detroit. Blocco per Rashid Wallace che è rientrato da parte di Tayshaun Prince, palla dentro per Rashid Wallace che tira e sbaglia, il rimbalzo è controllato da Sasha Pavlovic e l'apertura per LeBron James, chance di andare in vantaggio addirittura per i Cleveland Cavaliers. La partenza UCLA, James ancora che mette per un attimo la schiena a canestro, poi fronteggia contro Tayshaun Prince, un altro isolamento, un altro resto e tiro che esce, il rimbalzo su cui va a cercare la palla Varejao, altro fallo secondo me evitabile da parte di un rimbalzista di questa partita. Applaude comunque Mike Brown per l'aggressività del giocatore brasiliano. Ultimi tre minuti del terzo quarto in arrivo, Detroit non segna da tre minuti abbondanti, quasi tre minuti e mezzo. Il blocco di Rashid Wallace, il palleggio per Chauncey Billups, la ricezione per Hamilton, la classica finta, alla fine se ne vanno tutti. Pavlovic se ne va per stanchezza, pensava che Hamilton avrebbe tirato dopo aver recuperato l'equilibrio del corpo una prima volta, invece ha fatto un'altra finta, si è creato uno spazio davvero da maestro dei fondamentali, quali indubbiamente è palla schiacciata per terra per Gooden, partenza esitante, non oltre il limite dei passi, palo se squipedale da parte di Gooden e poi fallo tanto per completare definitivamente il disastro. Gooden ha qualcosa da dire a LeBron James, ma non mi sembra nella posizione A a livello di leadership e B per quello che ha appena fatto per rimbrottare il suo leader. Che lavoro di Hamilton, movimento indiana, normalmente qui tiri, invece altra finta, spettacolo degli spettacoli, l'uno contro uno di Richard Hamilton. Gooden raggiunge la panchina, quarto fallo per lui e adesso il colloquio è con Damon Jones, diciamo due con la lingua piuttosto lunga in linea di massima, attacco a due guardie, situazione di blast, così si chiama nella NBA questo tipo di giocata, normalmente prelude a un'uscita, nel caso di Billups prelude invece a un isolamento in post basso, attacca con decisione Bobby Gibson, arriva il fischio arbitrale e il fallo è proprio per Gibson. Vanno di potenza i Detroit Pistons, vanno sui loro punti di riferimento, campo per Daniel Marshall. Cleveland vuole aprire un po' il campo con la presenza dell'ex giocatore degli Utah Jazz, ci deve essere un fallo tecnico evidentemente sul campo perché c'è un tiro libero, presumo contro Mike Brown, andiamo a rivedere, ecco l'isolamento per Chauncey Billups e forse invece è stato fischiato 3 secondi difensivo proprio nel momento in cui Billups iniziava la penetrazione prima quindi del fallo, infatti questa credo che sia l'interpretazione corretta. Incrocia Tayshaun Prince, prende la linea di fondo e adesso si comincia a fare sul serio, il gioco si è fatto davvero duro, i duri cominciano a giocare, applaude anche Dave Cowens sulla panchina dei Pistons, uno che duro era quando calcava il parquet. 10 punti tutti nel terzo quarto che non è ancora finito di Tayshaun Prince, 5 da recuperare per Cleveland. LeBron James per Varejao con una grande intuizione, ma Varejao non riesce a chiudere, ottimo lavoro da parte di Wallace e McZeal. L'ondata dei Detroit Pistons, palleggio per Billups che ha spazio, finta di andare verso il centro, torna sulla linea di fondo, si butta dietro, riesce, Varejao lotta al rimbalzo e assicura i propri colori, un pallone molto importante, ultimi 80 secondi del terzo quarto, il palleggio per LeBron James, l'isolamento va a spaziarsi nell'angolo, tipicamente Daniel Marshall, pick and roll con Varejao, accelerazione di LeBron, aiuto di Chauncey Billups, portato molto bene
4 secondi, 3 secondi, palleggio, arresto, tiro ed errore di LeBron, buona difesa dei Pistons, ma ultimo tocco per Rasheed Wallace, altro possesso per Cleveland. Andiamo a rivedere Pavlovic battuto da Tayshaun Prince, poi la linea di fondo e per chiudere anche la schiacciata. Guardate l'eleganza e l'efficacia del movimento, braccia da pterodattilo letteralmente per Tayshaun Prince, l'uomo da Compton, Los Angeles, con la schiacciata di rovescio per i più 5 Detroit, ma Cleveland sempre saldamente aggrappata a questa partita. Il palleggio per tornare in mezzo da parte di Damon Jones, Jones in campo per quest'ultimo minuto, sostituzioni tattiche da parte di Mike Brown, che non ha in realtà una rotazione lunghissima e cerca allora di guadagnare qualche spicciolo di partita con i minuti di Jones, i minuti, anzi finora il minuto di Eric Snow, eccetera. Tanto poi tutto passa comunque attraverso le mani di questo clamoroso giocatore, pazzesco canestro di James. Meno 3 Cleveland, ultimi 30 secondi del terzo quarto. Hunter per Wallace senza esitare da 3, primo ferro, rimbalzo di Marshall. Detroit con fretta per cercare di avere diritto a una replica, ma adesso la discrepanza tra i due cronometri è nell'ordine del paio di secondi scarsi e se LeBron James farà il suo lavoro, quindi tirerà verso lo scadere dei 24 secondi, ci sarà la possibilità di Cleveland di non dare praticamente una replica agli avversari. Ecco James che riapre, regala un tiro piedi per terra, comodo a Bobby Gibson. Gibson lo segna e lascia un solo secondo ai Pistons, che come prevedibile non riescono a tirare, anche se pescherebbero il super jolly da metà campo con Hamilton. 5-0 di parziale, firmato dalla tripla di Gibson, 70 pari, quarto periodo. Si torna a giocare al Palace of Auburn Hills. Gibson caldissimo dopo la tripla che ha chiuso il terzo quarto, praticamente deviazione di Varejao dopo la sua penetrazione. Cleveland mette il muso avanti, 2 di vantaggio per i Cavaliers. I falli, grandi nemici dei Detroit Pistons. Tayshaun Prince decisivo nel terzo quarto, attacca Hughes che di falli a proposito ne ha 4, scarico per Lindsay Hunter che attacca Damon Jones, che è uno dei peggiori difensori di questo pianeta, fa passare Jones, arriva comunque l'aiuto, arriva l'errore per Detroit, allunga le mani sulla partita Cleveland. Bobby Gibson a lavorare in palleggio, blocco di Varejao, sale il Gauskas, propone una situazione di pick and roll che non viene esplorata da parte di Gibson. Gibson attacca con grande decisione. Questo il differenziale di punti dopo 3 quarti in questa serie, più 1, più 3, più 1, più 2 e pari in questo momento. Cosa chiedere di più a una serie che non un equilibrio così pronunciato, così netto e totale? Dopo 3 quarti di gioco non è mai stato deciso chi aveva già vinto la partita, figuriamoci in questa situazione in cui si arriva all'inizio del quarto periodo in situazione di parità. Altro fischio arbitrale, fallo subito da parte di Larry Hughes, e chiaramente questa è una situazione in cui i Detroit Pistons non capitalizzano sulla loro buona difesa proprio con questi falli, soprattutto falli sul tiratore o in situazioni in cui non devi spendere fallo, tipo a rimbalzo d'attacco quando non hai possibilità di prendere il pallone provando a rubare in maniera improbabile una palla. Ne hanno fatti tanti di questi falli in questa partita. LeBron James sorride in panchina tranquillo, come se fosse la cosa più naturale del mondo alla sua età, essere il leader di una squadra che cerca l'accesso alle finali NBA da questa serie di finale della Eastern Conference. Dentro il primo, fuori il secondo per Hughes, si salta a rimbalzo la palla per Lindsay Hunter, un possesso pieno di vantaggio per i Cleveland Cavaliers, ultimi 11 minuti di questa partita, palleggio per Chauncey Billups, blocco di Rasheed Wallace, l'uscita per Lindsay Hunter, dentro la palla per Rasheed che fronteggia contro Varejao, prende il centro dell'area, arriva il fischio arbitrale, fallo
subito da parte di Rashid Wallace. Un Rashid Wallace finora piuttosto tranquillo, anche se in precedenza ha reagito con un segno di insofferenza all'ennesimo fischio arbitrale contro i suoi Detroit Pistons. Quella è sempre una variabile importante, soprattutto in una partita di questa magnitudine, potremmo dire, per Rashid Wallace. Il blocco cieco e poi la sua stessa uscita di Hunter, eccolo la palla dentro per Rashid Wallace che vuole attaccare Varejao, arriva il raddoppio di Gauskas, va dall'altra parte Rashid, grande movimento del prodotto da North Carolina che naturalmente vorrebbe un fallo ma lo chiede con le modalità Rashid, quelle che pochissima popolarità hanno presso gli uomini in grigio. 2 per Wallace, 1 di vantaggio per Cleveland. Ancora la difesa per i Pistons con Rashid Wallace lontano del Gauskas in posizione di contenimento su questo pick and roll che produce un tiro in corsa segnato splendidamente da Bobby Gibson, sempre più padrone della situazione, come se fosse un veterano. Si alza in piedi addirittura sua maestà per applaudirlo dalla panchina. James non vede l'ora di rientrare, se per quello Mike Brown non vede l'ora di farlo rientrare, ma naturalmente le energie vanno dosate, vanno misurate almeno un minimo. Si fa vedere dal lato debole Damon Jones cercando la palla in maniera improbabile, poi Rashid raddoppiato, riapre per Billups, tiro non buonissimo per Detroit, per usare un eufemismo, rimbalzo per il Gauskas e apertura per Bobby Gibson. 3 e possesso per Cleveland che piano piano allunga le mani sulla partita ed è curioso che lo faccia proprio senza la presenza di James sul terreno di gioco. Gibson ancora con spazio per un tiro, coraggioso Gibson, ma stavolta gli esce il pallone, la palla nelle mani di Tayshaun Prince. Prince già dall'altra parte può giocare a 2 con Rashid Wallace, si affida a Hunter che trova Chauncey Billups dentro la palla per l'uno contro uno da parte di Chris Webber, resiste 2 volte il Gauskas, passi di Webber segnalano secondo me molto giustamente dalla panchina di Cleveland. Salto in avanti nella nostra sintesi, ancora più 1 per Cleveland, 8 e mezzo per chiudere questa partita. Dentro la palla per il Gauskas che alza la parabola, che canestro da parte del Gauskas. Webber in enorme difficoltà nel cercare di contenerlo. Andiamo a rivedere la ricezione del lituano, guadagna spazio verso il centro, ancora verso il centro, poi il contatto, butta per aria il pallone. Gran canestro del Gauskas, fallo rivedibile da parte di Webber, ma il problema per Webber è la passività della difesa all'inizio del movimento del Gauskas. Quando poi provi a cercare di recuperare le posizioni, la possibilità di commettere fallo è assolutamente marcata. Ci sarebbe anche la possibilità per Saunders di provare un quintetto piccolo tra virgolette con Tayshaun Prince da numero 4, certo non gli manca l'altezza e certo non è un ruolo che non abbia ricoperto nel corso della sua carriera, ma Prince rimane da numero 3 e Webber rimane sul terreno di gioco. Zoppicon Zoppiconi va a bersaglio con questo rimbalzo d'attacco, frutto molto più della posizione che dell'aggressività e dell'esplosività soprattutto, che ormai non c'è dopo tutti quei problemi alle ginocchia. Altro uno contro uno per il Gauskas che si scontra addirittura con Varejao, ma neppure Varejao è in grado di fermare il lituano. 2 canestri di fila importantissimi di Zydrunas Ilgauskas, 3 punti di vantaggio per Cleveland, 7 e mezzo per chiudere questa partita. Incrocio sul post alto, Rashid Wallace per Chauncey Billups, c'è Tayshaun Prince che riceve in post medio, viene raddoppiato dal Gauskas, torna dentro la palla contro Gibson che prova a resistere, ancora rimbalzo d'attacco per Webber che non trova la deviazione vincente, arriva Varejao e consegna nelle mani di James. Gibson con una partita incredibile anche al di là dei propri indubbi limiti fisici, lo avete visto tenere con relativo successo tutto il successo possibile contro Prince. Rashid Wallace stavolta si mangia la palla passata in post basso con troppa superficialità da parte di LeBron James che fatica a incrociare lo sguardo con il grande amico il Gauskas. Tutti e due sanno di aver lasciato leggermente a desiderare. James dice: tu fammi vedere la mano esterna, io la metto sulla mano esterna. Il Gauskas dice: ok, ma fai una finta. Stu Jackson, vicepresidente dell'NBA, che dovrà naturalmente dare un'occhiata con l'aiuto dei tape, dei nastri, a questo fallo di Antonio McDyess e decidere se sospendere o meno Antonio McDyess per la gara successiva. Stu Jackson è un ex allenatore
un dirigente NBA con solido background tecnico, ex capo allenatore dei New York Knicks, è un modo di amministrare la giustizia sportiva sul tecnico, secondo me, più giusto, più adatto a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione della giustizia in tempi così brevi e in fattispecie che richiedono una conoscenza della pallacanestro che, con il massimo assoluto rispetto per i magistrati che prestano la propria opera, per esempio per l'amministrazione e l'irrogazione della giustizia sportiva in Italia e in generale in Europa, non credo sia un elemento che possano avere, e non credo che sia un elemento la conoscenza cestistica che possa mancare quando devi giudicare degli episodi che hanno natura cestistica. Basarsi solo sul referto dell'arbitro e non, come fa Stu Jackson, sulla propria conoscenza cestistica e soprattutto sullo studio del video, che non è ammesso per motivi misteriosi come prova, credo non sia onestamente consono al millennio che stiamo vivendo. Ma torniamo a questa partita e torniamo a LeBron James. Palleggio, arresto, tiro, è il momento della verità, the moment of truth, e naturalmente si fanno vedere i giocatori che devono interpretarlo. Un possesso pieno di vantaggio per Cleveland su questo palleggio, arresto, tiro da parte di LeBron James. Billups per Hamilton, dentro la palla per Chris Webber, centro e a tutti i costi centro, non riesce a virare verso la linea di fondo. Ancora il possesso però per Detroit grazie alla palla controllata dallo stesso Webber, che ha dovuto anche fare gli straordinari per l'espulsione di McDyess. L'uscita per Hamilton, squadre stanche in ritardo, Gibson si butta dentro Hamilton, incidente stradale con Varejao, fallo, tiri liberi convertiti già dall'altra parte con Cleveland. La ricezione per LeBron James, il taglio di Ilgauskas, arriva il pick Carroll in movimento con Varejao, James va dentro, c'è contatto, non c'è fallo, gran difesa di Rasheed Wallace. Gli arbitri non ravvisano gli estremi del fallo, Mike Brown avrebbe idee diverse naturalmente, e adesso è un'occasione ghiotta per Detroit. Va per le terre su un contatto abbastanza banale il tagliante che è Hamilton, altro fallo speso da parte di Pavlovic in questa situazione senza che ce ne fosse troppo bisogno. Qui andiamo a rivedere James dentro a tutta velocità. Beh, direi un netto, nettissimo, assoluto fallo in due diversi momenti da parte di Rasheed Wallace. James si volta e dice: come non è fallo questo? E credo che se avesse la possibilità di vedere il replay la sua protesta sarebbe ancora più intensa, ma d'altronde ripetiamolo sempre, ricordiamolo sempre, vedere questi episodi al replay è fuorviante, nel senso che si ha una percezione molto più facile di cose che invece live possono anche essere molto meno percepibili. Tra l'altro il non fischio su James va contro le teorie dei complottisti che vogliono questa lega tutta volta a far rilucere ancor più di luce la stella principale, una delle stelle principali di questo baraccone, ovvero sia Mr. James. Mette palla per terra, Pavlovic appoggia la palla al vetro, deviazione da parte di Varejao, ancora possesso per Pavlovic, uno dei tanti rimbalzi offensivi di questa partita. Pavlovic di forza contro Tayshaun Prince, fallo in attacco addirittura, la decisione contro Pavlovic che non ha molta fortuna con gli arbitri in questo passaggio. Mike Brown dice: va bene, giochiamo, nessun problema. Andiamo a rivedere il lavoro contro Tayshaun Prince. Onestamente non fallo di Prince lo capisco, fallo in attacco lo capisco poco, quasi come il fischio precedente, però ripeto, si può sbagliare, è logico sbagliare a questo livello. Palla dentro per Rasheed Wallace, tenta la schiacciata che gli viene negata con le maniere forti. Questo è un fischio che non si può sbagliare, nel senso che il fallo lo hanno visto anche dall'ultimo anello del Palace of Auburn Hills, che posso assicurarvi è veramente molto ma molto lontano dal campo. Quinto fallo per il Gauskas, un solo fallo ancora da spendere per il centro lituano, e con 4:14 sul cronometro della partita è un altro problema. Ce ne sono molti di problemi del genere sparsi in giro per il campo, quello di Webber, quello di Larry Hughes, molti giocatori a rischio uscita per falli, e questo naturalmente condiziona anche il loro approccio difensivo in generale alla partita. Rasheed Wallace dentro il primo, equilibrio che continua a regnare sovrano
Cleveland ha messo un paio di volte la testa avanti nel quarto periodo. Adesso è il turno di Detroit ad avere un piccolo vantaggio, due punti che possono diventare tre con il tiro libero di uno dei figli prediletti della Philadelphia cestistica, Simon Gratz High School, per Rasheed Wallace. Dentro anche il secondo, tre di vantaggio per Detroit, un possesso pieno per i Pistons sui Cleveland Cavaliers, lo scarico per Pavlovic, il recupero della posizione da parte di Hamilton, solito pick and roll con LeBron, grande slalom, riapre per Gibson, piedi per terra, sicuro, gli esce, tiene vivo Gooden, tocca però Rasheed Wallace in direzione di Chauncey Billups, 3 contro 2 per Billups che non vede Tayshaun Prince, trova invece Hamilton, tiro difficilissimo a bersaglio per Rip Hamilton. 5 punti sono un vantaggio significativo per come si è sviluppata la partita. Tanto è vero che arriva il timeout di Mike Brown. Ritroviamo i Cleveland Cavaliers in campo contro la zona dei Pistons, che trova il raddoppio nell'angolo e il pallone recuperato. Ne perfeziona il recupero Maxiel, ma questa è una gran chiamata da parte del coach e dello staff tecnico Flip Saunders, tante volte criticato per la zona, ma stavolta la zona con quel raddoppio in angolo produce frutti assolutamente indiscutibili. Altro isolamento per Hamilton, altro tiro di Hamilton, questo è cortissimo, ma c'è il fischio arbitrale, un fallo per Gibson, due tiri liberi per Hamilton, specialista esimio della materia. E i Cleveland Cavaliers hanno davvero le spalle al muro. Andiamo a rivedere. Il braccio del tiratore è sacro. Non è facilissimo capire da questo replay se e quanto sia stato sfiorato, ma se anche siamo solo a livello di sfioramento nell'NBA, questo è un tipo di contatto che viene sempre e comunque sanzionato, proprio perché si ritiene che il braccio, prima ancora della mano, il braccio proprio del tiratore debba essere protetto nella maniera più assoluta, ed è un principio che ci trova particolarmente d'accordo. Undicesimo tiro libero e undicesimo centro per Mr. Rip Hamilton, autore in precedenza di quel canestro in transizione, con il corpo tutto storto, con pochissimo equilibrio, arrivando in corsa alla massima velocità. Davvero tanto, tanto lavoro dietro a quello che fa su un campo da basket Rip Hamilton. Tiro libero importante, non fallisce neanche in questa situazione. 8-8, 8-1, con un parziale di 10-0, torna davanti di 7 lunghezze Detroit, e a 3 minuti e spiccioli dal termine, un vantaggio importante. Piccherò l'alto con Daniel Marshall per LeBron James. James attacca, trova il contatto, arriva al ferro, segna, ci sarà il libero supplementare. Devastante accelerazione di LeBron James, davvero devastante, andando dove dice lui e non dove dice la difesa. Ecco l'incrocio, fino in fondo, dritto, prendendo il contatto, mano sinistra, mamma mia. Splendido canestro davvero per LeBron, 23esimo punto e 22esimo tiro, sesto tiro libero, finora non ha sbagliato dalla linea. Vedete il tempo e vedete il punteggio, sbaglia adesso, ma è un errore che alla fine va addirittura a beneficio dei Cleveland Cavs, perché grazie al rimbalzo d'attacco di Pavlovic regala loro un extra possesso. Scarico per Gooden che mette la palla per terra, poi va verso il canestro, perde per un attimo la palla, subisce il fallo, ha due tiri liberi, ne segna uno. Si riprende a 2.5 dal termine, poco più, con la palla schiacciata per terra per Rasheed Wallace. Torna fuori per Rip Hamilton che prende il tiro in corsa e lo sbaglia. Rimbalzo di Gooden, errore importante per Hamilton. Billups un po' sparito dalla carta geografica dell'attacco dei Pistons. Da tre, LeBron, incredibile, tripla di James, meno uno Cleveland. E la faccia di chi dice adesso questa partita me la mangio io. 26esimo punto per LeBron, settimo di questo quarto, consegnato di Tayshaun Prince per Billups. Vediamo se attacca, attacca questa volta ma perde la palla, ne perfeziona il recupero proprio LeBron James a tutta velocità, fermato dal fallo deliberato di Rasheed Wallace. 1.52 al termine e Cleveland ha l'occasione del sorpasso addirittura. Ecco qui la palla persa da Chauncey Billups, l'accelerazione da parte di LeBron James, abbracciato in maniera molto corretta e molto intelligente da parte di Rasheed Wallace, senza rischiare un flagrant, senza rischiare di far male all'avversario e senza neanche rischiare che l'avversario, anche se è Superman,
magari mischiato a qualche altro supereroe, possa segnare il canestro pur subendo il fallo. Secondo tiro libero di fila sbagliato dopo 5 centri da parte di LeBron. 6-7, regolarissima la sua produzione quarto per quarto, un metronomo veramente. Sbaglia anche il secondo tiro libero, la deviazione da parte di Donnell Marshall, rimane sotto Cleveland 0-2 ai liberi per James, e i liberi sono un tema importante sotto pressione per questo giocatore, che non è un tiratore naturale, anche perché se fosse anche un tiratore naturale non ci sarebbe la minima possibilità di tenerlo lontano dalla vittoria in tutte le competizioni che affronta. La ricezione dentro per Rashid Wallace, il raddoppio di Marshall, lenta la rotazione ma con successo alla fine da parte di Snow, messo in campo per questo finale da parte di Mike Brown, naturalmente più per la difesa che per l'attacco, più per la leadership che per il talento, ma la leadership è un qualcosa che si può anche misurare tangibilmente quando porta un recupero come quello ispirato da Snow nella circostanza precedente. Bel taglio di Gooden, bella palla di James, errore di Gooden che poi va a terra ma la palla la trova Hamilton, e Chauncey Billups ha in gestione un possesso importantissimo per Detroit entrando nell'ultimo minuto con un solo punticino da gestire per Detroit. Time out Pistons, si ricomincia a giocare, 10 secondi per andare al tiro. Chauncey Billups schiaccia per terra per Hamilton, che schiaccia per terra per Rashid Wallace. Difesa forte da parte di Varejao e possesso, dicono gli arbitri, per i Cleveland Cavaliers. Rashid infuriato, ma non c'è più niente da fare per cambiare la decisione. Ottima difesa di Varejao, indipendentemente dalla decisione arbitrale. Ecco qui, ed è una decisione arbitrale quanto mai corretta, quanto mai legittima e quanto mai giustificata, nonostante le proteste di quel grandissimo giocatore che risponde al nome di Rashid Wallace. Uno da recuperare per Cleveland, arriva in attacco LeBron James, chiede naturalmente un pick and roll, ottiene il cambio che voleva, tacca in cambio, boom, schiacciata di LeBron James, sorpasso Cleveland Cavs. Imperioso assalto al canestro da parte di James da tre, senza coscienza Billups, che non aveva fatto niente nel quarto periodo. Gran tripla di Billups, salvano al proscenio e fuori classe. Gran finale davvero al Palace of Auburn Hills. Here at the Palace, gara 1, Cleveland Cavs con la necessità di punti per vincere. Grande scarico di LeBron James, mettetela come volete, ma grande scarico, piedi per terra, sbaglia Donnell Marshall. Gara 2, necessità di punti, LeBron James non la scarica più, attacca lui, forse fallo, forse no, tiro sul secondo ferro, niente da fare anche per Hughes. Vincono i Detroit Pistons, la rabbia di Mike Brown. Gara 5, siamo nelle stesse identiche condizioni, tutta la partita in un possesso, tutta la pressione del mondo sulle spalle di LeBron James. 9-1, 8-9, LeBron con una ventina di secondi a disposizione per andare a punti e cercare almeno i due che darebbero l'overtime ai Cavs. Pick and roll con Gooden, si trova ancora Tayshaun Prince, lo attacca, arriva al ferro, seconda schiacciata consecutiva, pazzesco LeBron James, pazzesco, due punti voleva e due punti ha trovato. Prince dice, ma mi volete dare un aiuto che sto marcando LeBron o no? Non glielo danno, c'è comunque tempo per l'ultima occasione per i Detroit Pistons, pari 91, prima Billups ha segnato un siluro clamoroso, parte da fermo, 4 secondi ed è ancora fermo, 3 secondi ed è ancora fermo, se la vuole giocare lui, chiede il fallo che non arriva, sbaglia il tiro, overtime, tempo supplementare al Palace of Auburn Hills. Chauncey Billups con un ultimo possesso secondo me non particolarmente ben gestito, e la presenza di Eric Snow sul terreno è un capolavoro di Mike Brown. Snow non ha giocato, Snow non è equipaggiato offensivamente a questo punto della carriera per giocare a questo livello, però in questi momenti conta soprattutto sapere cosa fai, non commettere un fallo sciocco, per esempio quello che Snow non ha fatto su Billups sull'ultima azione. Qui andiamo a rivedere la penetrazione da parte di LeBron James, il fallo
contro la difesa dei Detroit Pistons. Non particolarmente d'accordo Chauncey Billups, tiri liberi per LeBron James, ne ha sbagliati due importanti e tre in assoluto nel quarto periodo. Questo lo manda a bersaglio, le due schiacciate di James per chiudere i due pick and roll decisivi dell'ultimo minuto rimangono comunque già nella storia personale di James, nella piccola storia di quella stagione, nella grande storia di questa Lega. 2-2 per James in questa situazione, vantaggio 9-3, 9-1 per Cleveland su Detroit. Palleggio per Chauncey Billups, si forma un triangolo sul lato dell'attacco dei Pistons, dentro la palla per Rashid, taglio per liberare lo spazio di Hamilton, Rashid forzando, subendo il fallo, finendo in mezzo a fotografi e cameraman. Stanchezza indicibile da una parte e dall'altra per queste due squadre che hanno speso tantissimo nella serie, tantissimo in questa partita, e avete visto, ben documentato da parte di TNT, quale razza di equilibrio ci sia stato dall'inizio di questa serie tra Cavs e Pistons a colloquio con i suoi due leader Mike Brown, ovvero sia Ilgauskas, e LeBron James. Un James che ha risposto presente nel momento del massimo bisogno. 5 falli Ilgauskas, Gibson, Gooden e Weber, 4 falli per Hughes, Prince e Hamilton. Ci saranno tante uscite per falli presumibilmente in questo overtime, comunque tantissimi giocatori enormemente condizionati da questa spada di Damocle che pende sul loro capo. 9-3, 9-2 vantaggio per Cleveland, 4 minuti e 32 secondi per chiudere il primo overtime. Cerca la concentrazione Rashid Wallace, anche lui un fattore relativo soprattutto in attacco in un quarto periodo in cui Detroit si è affidata soprattutto a Tayshaun Prince e a Rip Hamilton. Parità 93 col secondo libero segnato da parte di Rashid Wallace, ancora la punta della difesa Rip Hamilton, si fa vedere Tayshaun Prince, si accoppia lui con LeBron, ancora zona per i Pistons per non dare un punto di riferimento a James, attacca Hamilton, perde il controllo del corpo, va a sfondare. Iniziativa non particolarmente commendevole quella di Sasha Pavlovic, che è andato a rovinare sul difensore. È partito uno contro uno, ha girato Rashid Wallace. Qui il manuale prevederebbe un bel palleggio arresto tiro in modo da non rischiare. Pavlovic non si fida, rovina letteralmente su Chris Webber commettendo fallo. Possesso disastroso per i Cleveland Cavaliers, tiro di Rashid, secondo ferro, si lotta a rimbalzo, Pavlovic salta, si resta qui dicono gli arbitri, direi una trattenuta proprio dello stesso Pavlovic all'inizio della fase di rimbalzo. Squadre che si trascinano avanti e indietro per il campo letteralmente, non c'è ancora situazione di bonus per i Pistons all'inizio dell'overtime. 3:56 per chiudere questo prolungamento della partita, l'uscita premiata da Billups di Rip Hamilton, attacca Hamilton, tiro pazzesco di Rip Hamilton controllando il corpo in una situazione di grande traffico e grande difficoltà. È il canestro del più 2 Detroit, davanti a Snow c'è tutto lo spazio del mondo, glielo lascia Rashid Wallace che sta, diciamo così, non marcandolo, backdoor ai danni di Prince, di LeBron James. Prince continua a dire aiutatemi, aiutatemi, che questo da solo non si marca, e non si marca veramente. Terza schiacciata consecutiva per un pazzesco LeBron James, pari 95, i Cleveland Cavs abbarbicati alla loro stella. Bel post basso di Rashid che lascia lì Gooden, subisce il fallo su cui ha naturalmente qualcosa da eccepire Rashid Wallace a discutere credo l'azione precedente. Guardate il gran taglio da parte di LeBron James fatto in maniera splendida, e poi la palla di Ilgauskas che ben conosce le armonie del compagno, la schiacciata di LeBron James. Sesto fallo per Drew Gooden, chiude con 7 punti, presumo che sarà Varejao l'uomo scelto, e infatti così è da parte di Mike Brown per tenere il campo. Tutto sommato viene meno un giocatore con più talento di Varejao, ma Varejao ha più possibilità in post basso di non subire quello che Gooden ha subito in questa situazione da parte di Rashid Wallace, che non capitalizza sulla chance di tiro libero. La chiamata da parte di Varejao, triangolo, è
la chiamata in questa situazione. Vedremo di che cosa si tratta per i Cleveland Cavs in chiave offensiva. Secondo me si tratta di dare la palla a LeBron James, perché in questo momento della partita molto altro da fare non c'è. Mike Brown si affida a Bobby Gibson e in questo momento con Sasha Pavlovic. Eccole le due guardie in fila, è l'attacco contro la difesa che i Detroit Pistons mostrano all'inizio dell'azione, poi comunque si va all'isolamento e si va al pick and roll. Eccolo giocare LeBron James, retromarcia contro Hamilton, lo batte e trova il contatto di Rasheed Wallace, prende una botta pazzesca da Wallace, una botta pazzesca da Hamilton, porta a casa i due tiri liberi, converte il primo per una parità quota 96, una parità che non si spezza. 16 degli ultimi 17 punti dei Cavaliers sono firmati, griffati da LeBron James. A questo punto non è più questione di giochi, non è più questione di selezioni, è questione semplicemente di cuore, di essere campioni, di essere giocatori capaci di andare in un'altra dimensione. LeBron James lo è, anche se sbaglia questo tiro libero, lascia la parità sul tabellone a quota 96. Snow è lì per dare esperienza e per rendere la vita difficile a Chauncey Billups. Snow, uno dei migliori difensori di sempre dell'era moderna NBA, sui playmaker, grande protagonista della finale tra i suoi e di Iverson naturalmente, Philadelphia 76ers e i Lakers di qualche stagione addietro. Carico per Rashid da tre, dentro e fuori il rimbalzo di Gauskas. Anche un po' di sfortuna per Detroit e Cleveland che torna in attacco al ritmo basso, affidata, abbarbicata a LeBron James. Blocco di Gauskas, poi blocco di Varejao, ancora LeBron che non attacca. Vediamo se lo fa in questa situazione contro Hamilton, due volte in mezzo alle gambe e poi palleggia il resto tiro, niente da fare, rimbalzo per Rasheed Wallace e consegnato per Chauncey Billups. Ultimi due minuti dell'overtime, palleggio per Chauncey Billups, squadre non stanche ma stanchissime, pick and roll con Tayshaun Prince, isolamento per Prince accoppiato dopo il cambio con Eric Snow. Snow tiene la posizione davvero da maestro, non va nessuno ad aiutarlo, Prince gli tira sulla testa ma il tiro esce e poi a rimbalzo la palla la trova Pavlovic. Time out Mike Brown. Davvero ottima difesa nel possesso precedente per i Cleveland Cavaliers, il blocco di Varejao cercato da LeBron James, buon recupero da parte di McZeal e deviazione oltre la linea di fondo, la tensione da parte di Damon Jones e tutta la panchina dei Cleveland Cavaliers. Ultimi 10 secondi dell'azione, a chi affidarsi se non a LeBron James? Va per terra Billups, vorrebbe un fallo Saunders, gli arbitri sono di idee diverse. LeBron James prende il centro dell'area, porta a casa un altro fischio contestatissimo da staff tecnico, giocatori e pubblico dei Detroit Pistons, ma gli arbitri premiano chi prende possesso dell'area con questa decisione. E naturalmente con un fisico del genere è più facile farlo. 70% liberi in stagione, 78% nei playoff, 9 su 13, siamo ben sotto le medie dei playoff e anche leggermente sotto quelle della stagione regolare per LeBron James in questa partita. Siamo al 69% al momento, si rialza con questo bersaglio oltre il 70, 9-8, 9-6, 2 su 2 importantissimo di LeBron James. Ultimo minuto in arrivo, 37 punti, 9 rimbalzi, una prova storica, più che storica da parte di LeBron James. Mette palla per terra Hamilton, riapre per Tayshaun Prince. Prince se la gioca dal palleggio contro LeBron, che adesso difende, anche difende per davvero, passaggio per l'arbitro addirittura e palla persa con infrazione di metà campo. Billups non controlla, blackout offensivo per i Detroit Pistons, chiotta occasione per Cleveland. Andare a punti qui significherebbe ipotecare veramente questa vittoria. LeBron James chiama imperiosamente con un gesto Anderson Varejao, non attacca su questa situazione di pick and roll, palleggia ancora contro Chauncey Billups, si fa vedere McZeal aggirato da LeBron James dentro questo pallone, più 4 Cleveland. Pazzesco canestro di James che va in panchina e non festeggiando dice ai compagni calma che la strada è ancora lunga. Canestro da due punti davvero per un non nulla, di una difficoltà imbarazzante. 39esimo punto, il 20esimo tra quarto periodo e overtime, e nel quarto periodo per 10 minuti LeBron James era stato sostanzialmente a guardare
da lì in poi fuochi artificiali assoluti dentro la palla di Prince per Rasheed Wallace, che subisce il fallo da parte di Varejao. L'ultima cosa che avrebbero dovuto fare in questa situazione i Cleveland Cavs, anche se James perdona con questo abbraccio Varejao e dimostra di essere un grande leader con questo tipo di atteggiamento, dicevo, l'ultima cosa che avrebbero dovuto fare i Cleveland Cavaliers, concedere dei tiri liberi e quindi concedere di fermare il cronometro agli avversari. Wallace normalmente è un grande tiratore di liberi, 82% nei playoff, 7 su 8 in questa partita, 10 tiri liberi guadagnati, tanti per Rasheed, che ha attaccato con decisione una difesa che lo ha aspettato a pie fermo, possiamo dire. Dentro il primo per Rasheed Wallace, tutta la tensione del Palace of Auburn Hills per questo tiro libero, che comunque di per sé non è decisivo. C'è già un solo possesso di distanza e mancano più di 24 secondi al termine dell'overtime. Comunque segnare naturalmente è gradito, lo fa Rasheed Wallace, si riprende a giocare dopo il timeout. Ancora la difesa di Hamilton che fa vedere una zona, si muove anche Chauncey Billups, gli adattamenti della difesa dei Pistons, la ricezione alla fine per LeBron James che può chiudere la partita andando a punti, palleggio arresto e tiro fortissimo. Daniel Marshall non trova la palla, chance per Detroit, 6 secondi, 6 decimi, corto LeBron James in una situazione in cui non ha mosso abbastanza uomini e pallone, rimessa per Detroit ancora per Billups come la fine del regolamentare, stavolta attacca, attacca per davvero e porta a casa il fischio sul fallo di Eric Snow. Ecco perché era criticabile l'approccio di Billups all'ultimo possesso dei tempi regolamentari in una situazione assolutamente identica nello stesso punto del campo. Da qui vuoi fare qualcosa di pericoloso, tipo incrociare e attaccare, forse il fallo di LeBron James prima e più che di Eric Snow, comunque sia è un fallo subito da parte di Billups, che è un grande tiratore di liberi, questi peraltro con 3 secondi e un decimo sono molto pesanti. Segna il primo Chauncey Billups, il secondo è ancora più importante e passa anche del tempo tra il primo e il secondo, 5 su 8, 3 liberi sbagliati, davvero inopinato per Chauncey Billups in questa partita, e tutto conta nell'economia di una gara del genere, anche quei 3 liberi sbagliati nei regolamentari, anche se alla fine tutti ricordano solo le ultime giocate e ritengono che la partita sia stata decisa solo lì, il che può essere anche parzialmente vero, ma non lo è in assoluto. L'espulsione di McDice, per esempio, che è avvenuta ormai 2 ore prima di questi tiri liberi di Billups, ha un forte impatto sulla partita stessa, e Billups segna anche il secondo tiro libero, 100 pari, non rota la parità nonostante un overtime quasi intero. Snow deve andare lui addirittura a tentare un tiro che non ha alcuna possibilità. E così secondo overtime, l'ultima volta che Detroit aveva avuto una gara di playoff da doppio overtime, 14 maggio 2004, un triplo overtime contro i New Jersey Nets, una sconfitta per quei Detroit Pistons che andarono sotto 3-2 in una serie che sembrava finita a quel punto grazie ai miracoli di Richard Jefferson e compagni, e che invece finita non era, tanto che Detroit rientrò con la vittoria in gara 6, stravinse gara 7 e poi si lanciò verso il titolo in quella stagione per i Cleveland Cavaliers. È il primo doppio overtime in una storia di playoff che non è così lunga come quella dei Pistons, perché prima di LeBron James, come dire, non necessariamente tutte le squadre di Cleveland avevano avuto la possibilità di giocare i playoff e quindi di giocare degli overtime, o meglio dei doppi overtime a livello di playoff. Il problema era stato più e più volte risolto, tra virgolette, prima dei playoff, proprio non giocandoli. Sale Pavlovic, la ricezione ancora per LeBron James, che è fermo adesso con 4 uomini nell'altra metà del campo, e così va avanti da almeno una dozzina di minuti di tempo effettivo e non ha ancora finito le munizioni. Favoloso canestro per LeBron, è quello del vantaggio per Cleveland, Rasheed Wallace per Chauncey Billups, Billups sul lato di Maxiel, ancora palla ferma, squadre stanchissime,
pochissime. Bilos all'ultimo momento a riaprire per Hamilton, fallo della difesa, ma Salvatore dice su un'azione di passaggio. Io non penso che si possa fare un canestro del genere in un momento del genere della partita. È un tiro forzato come quello per esempio che non ha permesso a LeBron di chiudere i conti alla fine del primo overtime, però è un tiro anche segnato. Sesto fallo anche per Gibson, raggiunge Gooden in panchina per raggiunto limite, 11 punti in questa partita, è una prova molto significativa. C'è bisogno di Snow con tutti i problemi che questo dà all'attacco, tanto l'attacco in questo momento dei Cleveland Cavs si chiama assolutamente LeBron James. Prima, seconda, terza, quarta e quinta opzione della squadra, bella deviazione di Pavlovic, recupero perfezionato da Varejao. La difesa di Cleveland salita di colpi decisamente in questa fase finale e decisiva della partita. Varejao pronto a bloccare per LeBron, ancora l'accelerazione, scarico giudizioso, tiro lento di Pavlovic, ma la palla gli torna in mano, poi gran virata, chiude di sinistro, gli esce il tiro, tiene vivo il Gasca, tiene vivo Weber, controlla Billows, si lancia a tutta velocità, trova Hamilton che si appoggia al vetro, gli esce il tiro, non esce la deviazione a Weber che ha seguito molto bene Hamilton, non dando per scontato che sarebbe arrivato il layup vincente. Un'altra parità, l'ennesima, una partita lunghissima, sfibrante veramente, ma anche di fascino inimitabile. 102 pari, ultimi 3.5 del secondo overtime al Palace of Auburn Hills. Ormai sono fissi due uomini in maglia bianca a marcare LeBron James, deve scaricare per Pavlovic che forza l'assunto con l'arresto e tiro. Varejao va a ribalzo ma la palla la trova Weber, palla 2 dice Varejao, Salvatore ha altre idee, la palla dei Pistons che sono già in attacco dall'altra parte con Hamilton, che canestro Richard Hamilton, più 2 Detroit. Vediamo se siamo ancora al raddoppio per LeBron James nel momento in cui riceve il pallone anche a 10 metri dal canestro. Eccolo qui preso da Bilos per poter cambiare sul pick and roll che non arriva, anche perché comunque c'è il raddoppio di Rasheed Wallace, poi il movimento sospetto da parte di Pavlovic che si sta prendendo delle responsabilità che non necessariamente gli competono. Altro errore per il montenegrino già dall'altra parte di Detroit con la ghiotta occasione di portare a 2 i possessi di vantaggio. Tayshaun Prince isolato contro addirittura Damon Jones, butta malamente via il pallone, ne perfeziona il recupero LeBron James, vediamo se attacca subito in transizione, sarebbe forse la cosa migliore. Vanno in 2 su di lui, trova il Gauskas che vorrebbe mettere nell'angolo per Damon Jones. Il Gauskas dice a Jones di piazzarsi in un punto diverso del campo, di essere più in visione al momento della ricezione del lituano. Non facile neanche per Jones essere in campo in questo momento, guardate i raddoppi su LeBron. Eccolo la ricezione per Jones che si affida ancora a LeBron James, non torna a raddoppiare la difesa di Detroit, forzato LeBron ancora per LeBron James, tornando indietro come Jordan in tante situazioni. Calma, calma, non è ancora finita, un gesto fatto proprio anche da Kobe Bryant in molte analoghe situazioni. Fischio arbitrale per una spinta ai danni di Chris Webber, Webber butta per aria il pallone e Detroit torna in vantaggio. Fallo di Gauskas e se non vado errato è il sesto fallo per il Gauskas che infatti alla ripresa delle operazioni non c'è. Un possesso pieno di vantaggio per Detroit, i Pistons contro LeBron James, in questo momento è la partita. Eccolo LeBron, ha appena segnato un canestro incredibile, si rispazia sotto di 3 Cleveland, vediamo se cerca il tiro da 3, lo cerca e lo trova LeBron James, tripla del pareggio, impossibile partita nel secondo overtime di LeBron James, contro tutto e tutti, contro la logica e contro le abitudini dell'uomo, con pochissimo rispetto per il resto della razza umana. Attacca a testa bassa Hamilton, corto primo ferro, rimbalzo di Pavlovic, palla saldamente nelle mani di LeBron James. Tutta la stagione in questi 50 secondi, accelerazione di James che manda per aria il pallone, panico ormai seminato all'interno della difesa dei Detroit Pistons.
andiamo a rivedere in precedenza, pick and roll a uscire, la difesa di Weber che rimane con lui. Mamma mia, siamo quasi al 58esimo, anzi siamo al 58esimo minuto di gioco e LeBron James si spara una cosina del genere sul meno 3 per pareggiare a 107. 45 secondi al termine di una gara con 16 pareggi e 21 sorpassi. E ancora non è finita, anzi è ancora in perfetta parità. LeBron dal palleggio, sempre contro i due difensori, lo scarico dentro, la palla per Varejão che tiene il perno, viene stoppato in stereofonia dalla difesa dei Pistons, poi mantiene da terra il controllo, gli vola addosso Billups, infrazione di 24 secondi, direi questa infatti è la decisione arbitrale. Gran difesa dei Pistons, Varejão ha perso il tempo per il tiro e adesso i Pistons hanno l'occasione del sorpasso, discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri. Rip Hamilton pesca il taglio di Rashidi, il tiro corto, il rimbalzo controllato da Daniel Marshall. Ultimo possesso per Cleveland, ultimo possesso per LeBron, può mettere anche la ciliegina, se la gioca dal palleggio con spazio, attacca Billups, va verso il ferro, arriva al ferro, appoggia al vetro, ancora LeBron James per il sorpasso, 109 a 107, immagini già consegnate alla posterità nel momento in cui avviene l'azione. Un altro canestro impossibile per LeBron. 2 secondi, 2 decimi, solo spiccioli di speranza adesso per Tayshaun Prince e i Detroit Pistons. La rimessa per Billups che attacca in corsa, il tiro è sbagliato, vince Cleveland, vince LeBron, 48 per lui. Come disse Reggie Miller quel giorno, in una sola notte LeBron James è diventato la faccia della nostra Lega. Looked like this shot was deflected and still almost went in. Did Varejão get a piece of that? But it looked like he changed the rotation on that shot. Well, again, Snow doesn't want to give up a three, so he does the right thing. L'ultima occasione per Chauncey Billups. La difesa non concede il tiro da tre, concede il tiro difficile da due, lo sbaglia Billups, se ne va, deluso il pubblico da Auburn Hills. La serie la vincerà Cleveland in 6 partite con un grande Gibson in gara 6. Questi 48 di LeBron James sono per la storia, nella storia. Cleveland field goals and he's with Craig Sager. Craig. Well, LeBron, I guess after a while you look at the replay of this. Ed eccola la faccia della NBA al microfono di Craig Sager. 48 points, the last 25, lots of big baskets we can talk about, but talk about the game. 48, tra cui gli ultimi 25. I wanted to try to get the last shot, but I kind of seen it was an opening and I wanted to attack it, and I was able to get into the lane, avoid a couple of defenders and get the ball up on the backboard. Volevo attaccare sull'ultimo tiro, sono stato in grado di arrivare al ferro e appoggiare la palla al tabellone. Well, yeah, well, we played so hard tonight that I didn't want to just slip away. You know, we was down 3, they made a run in the second overtime, but I wanted to just try to step in there and make a big shot, and I was able to tie it up at 107. Abbiamo giocato duro anche nel secondo overtime, eravamo sotto di 3. Naturalmente in quelle situazioni vuoi avere in mano il tiro importante, il tiro decisivo. We got to win. I'm definitely exhausted, but I'm gonna take the whole day tomorrow to get some rest, man. And this is a great performance. Sono esausto, avrò bisogno di riposo, ma dobbiamo vincere in qualche maniera gara 6, cosa che avverrà. You've had some great games, nothing quite like this. This is one that starts legends. Did you know you're actually this good? No. I'm just blessed, man. I thank God every day for giving me the athletic ability to go out there and perform like I did tonight. And my teammate stuck it in there with me, and I've always told him if they can get me. Questa è roba da leggenda, gli dice Sager. Sai di essere così forte? Lui dice no. Poi dice: si tratta semplicemente di una benedizione. Mi hanno dato l'abilità atletica per giocare a questo livello e devo anche ringraziare i compagni. We was very excited about just being in the postseason last year. L'anno scorso ci bastavano i playoff, quest'anno invece vogliamo assolutamente vincere il titolo. We got one goal, and that's to make it to the finals. Vogliamo arrivare in finale. All right, thanks, Craig.